Buonasera e bentornati per una nuova puntata di Severi Ma Giusti. Il bomber già ride, ma ne ha ben donde per ridere perché abbiamo fatto una partita straordinaria con l'Ancona in casa poche ore fa. Una Reggiana che vince, convince, che fa capire a tutti che forse, anzi, molto probabilmente sarà la squadra da battere in questo campionato. Tocchiamoci tutto quello che volete fare, però il calcio l'avete visto anche voi, il calcio che esprime la Reggiana, quindi ne parleremo, ne parleremo. Allora, buonasera a tutti quelli che ci stanno guardando dalla pagina Facebook Face Reggia 1919, da chi ci sta guardando dalla propria Smart TV, chi ha proprio questo coraggio di vedere lo sguardo, le facce del bomber su una Smart TV da 50 pollici. E buonasera, bomber. Buonasera, buonasera a tutti. Direi che sì, diciamo che l'annata è iniziata piuttosto bene. Speriamo, vediamo di godercela. Volevo fare forse un appello veloce. Godiamocela, non andiamo a tirar fuori lavori strani che delle volte saltano fuori a Reggio, tipo articoli A un minuto e strani, 50 abbiamo già il primo appello andato. della gente che fa degli appelli strani, cioè delle discorsi strani. La Reggiana non ha gioco, di lavoro da Cotolengo. Ragazzi, sono i più forti in assoluto. Basta. Oh, là. Bene, se partiamo così vedrete che sarà una puntata ricca, ricca di tante cose, tante belle cose. Buonasera, Olmi. Buonasera a tutti, io sono tranquillissimo, mi sono sfogato ieri, proprio mi sono sfogato bene a modo, stasera sono rilassatissimo. Bene, ogni tanto cambia anche lo sfondo dietro la tua crapa. Oggi c'hai la sciarpa del City e la sciarpa della Reggiana. Allora, chiaramente questa è la principale, questa qua invece è quella che mi ha portato Crazy da Manchester, che è andato a fare un giro ai suoi giri là che non vogliamo sapere, mi ha portato questa e io per ringraziarlo le espongo qua, stasera. Beh, tra l'altro Crazy è uno dei pochi, credo, a Reggio, ma anche forse in Italia o in Europa, che ha fatto tutti gli Davvero? stadi di inglesi, Sì, assolutamente sì. certificati con tutti i passaggi degli stadi. Quindi, grande Crazy. Buonasera, Cavaz. Buonasera, buonasera a tutti. Intanto continuo a avere dei problemi perché ogni tanto, anzi quasi sempre, vi vedo a scatti. Comunque spero che almeno io arrivo bene, poi al limite proverò a cambiare Da te si sente connessione. bene. Beh, meno Ti vediamo e ti male. sentiamo benissimo al momento. E niente, no, comunque buonasera e beh, ovviamente al contrario del bomber che è sempre agitato, io sono tranquillamente, proprio tranquillo, sereno e come Olmi siamo sfogati ieri sera, quindi siamo una meraviglia, stiamo una meraviglia, stiamo Fare la trasmissione no. dopo una partita, uno è sereno e soddisfatto. No, invece il bomber è già polemico, Oh, no, fa già il quest'anno programma io lui, sono vero? serenissimo, io sono serenissimo, una squadra così sono super sereno, poi dopo sai com'è? Facciamo le corna, però Facciamo le corna, incrociamo le dita. incrociamo le Poi dita, però vabbè, vedi, bomber, a un certo punto che qualcuno a fine primo tempo scriva su Facebook contro Zampare, poi a fine partita tolga il posto, vabbè, sono cose che capitano, dai, cioè, sono cose da social, bomber. Tu possono che succedere, dai. ormai che sei un influencer e credo che hai più seguito della Chiara Ferragni, sai anche tu che Facebook è un po' così. C'è Tutti che ne sono abusa. in certi Parlate di Chiara casi Ferragni. bisogna tirare via tutto perché ne avevo da matto. Io dico, ma non si riesce a dire delle cose sensate? Io dico che in questo momento dire qualcosa contro vuol dire che si ha una acredine personale verso la Reggiana, perché non è possibile. Non è possibile. Ma lo dicono i numeri, me li sono segnati. Lo dicono i numeri. Cioè, primi in classifica dopo 10 giornate, 24 punti su 30, 0 le sconfitte, miglior attacco, miglior difesa, 9 giocatori della Reggiana andati a segno. Non abbiamo gioco. Io carta Non abbiamo abrasiva, lui gioco. c'ha tutto Io dico, segnato. siamo fuori Io di c'ho un testa, metro da quindi diciamo sarta. Sì, io. Te, bomber, c'hai tutte le statistiche, invece Olmi c'ha un metro da sarta, della carta abrasiva, questo qua quindi non so cosa sia. è sempre la colla che tiresti fuori anni fa. Quello che Esatto. Ma prima di incominciare a parlare della partita contro l'Ancona, perché possiamo anche fare un excursus sulla partita di Grosseto, perché abbiamo giocato anche a Grosseto, ma lì ce ne frega meno, ma ne parleremo. Andiamo a vedere i risultati, che tanto avrete già visto è tutti. sempre un punto che fa classifica, eh. Esatto, sì. Andiamo a vedere i risultati di ieri, tutte le partite che hanno giocato ieri in questo,
come si dice, queste partite infrasettimanali. Viterbese Siena 2-0, Montevarchi Olbia 0-2, Gubbio 4, Carrarese 0, Cesena 2, Pontedera 1. Questo era il risultato che speravamo chiaramente in un pareggio o in una sconfitta del Cesena, però insomma ci sta. Fermana Lucchese 0-0, Grosseto 1, Teramo 1, Imolese 1, Pistoiese 1, Pescara Modena. Questa era una partita che ci attendevamo veramente un bel risultato di pareggio, invece sono andate a vincere i Canarini in casa del Pescara, quindi momentaccio del Pescara. Il Modena si sta riprendendo piano piano, speriamo che si riprenda il più lentamente possibile, ma anche se dovesse essere, gli spaccheremo ancora gli Zebedei a Reggio Emilia. Reggiana 3, ancora Matellica 1, Virtus Entella Vispesaro 0-0, per una classifica che porta la Reggiana ormai da alcune partite in cima, la classifica con 24 punti, Cesena sotto meno 3 punti, l'Ancona che in questo momento l'abbiamo distaccato di 5 punti, Modena 18, Gubbio 17, Siena 16, Pescara 16, Imolese 15, Vispesaro, Carrarese 14, Olbia 13, Virtus Entella 12, Teramo, Pontedera, Lucchese 11, Montevarchi 10, Grosseto 9, Viterbese 6, Fermana 6, Pistoiese 6. Detto questo, con questi risultati, con questa classifica, cominciamo a parlare anche della partita di ieri. Bomba, prego. La partita di ieri parliamo. Parliamo della partita di ieri. Abbiamo visto una bella partita perché c'è stata un buon Ancona, è venuto a giocare un buon calcio. Primi quarto d'ora, 20 minuti, hanno dimostrato che se non sei sveglio con loro ci lasci le penne. E poi abbiamo anche, voglio dire, cambiato anche avevamo una situazione strana sulla sinistra, mancava l'esterno. L'ha pensata in una certa maniera Diana e ancora una volta ci ha preso. Abbiamo avuto quei 10 minuti di quarto d'ora dove abbiamo praticamente ci siamo dovuti assestare. Poi quando ci siamo assestati è incominciato la baraonda. In quei 10 minuti di quarto d'ora abbiamo preso un palo subito con Zamparo che poteva andare in vantaggio. Dopo loro hanno avuto occasione sulla punizione sul tiro da fuori che è stato bravo Voltolini. Ma poi dopo quando è incominciato a prendere il maneggio la Reggiana, insomma ragazzi, la Reggiana ha creato 5-6 occasioni da gol nel primo tempo. Nel secondo tempo addirittura abbiamo ripreso, li abbiamo rimessi lì, loro in contropiede erano pericolosi perché loro in contropiede partono veloci e ci arrivano in fondo, però sono stati bravi proprio a concedere solo un contropiede o due, cioè uno solo è arrivato sul fondo, altri due l'abbiamo fermato, prima è stato Luciani, poi è stato Muroni a fare il fallo a centrocampo, però è stato, cioè ragazzi, Reggiana ha giocato un calcio che insomma voglio dire in Serie C onestamente non è che si vede sempre. I gol è stato uno più bello dell'altro perché il primo Zamparo ha fatto una sponda bellissima per Lanini che ha saltato l'uomo in maniera stupenda, ha fatto una giocata ottima di dietro e ha fatto gol. Secondo gol addirittura c'è un bel da dire, un nemmeno. Era dentro l'area e che gira la ruota, gira un quarto d'ora e sale là. Poi anche trovato il buco, ha fatto gol. Cioè, ragazzi, Reggiana ha fatto una gran Stavano già partita. perdendo poi, quando erano meno uomo. Saluto Guiccia, il mio compagno di football, ragazzi. Grande giocatore. Ti ho messo questo messaggio, però te ne devo mettere anche un altro che giustamente ci dice Stefano Bertani, ho visto Olmi al Giglio, lo credevo meno alto, ho visto il bomber a Grosseto, lo credevo meno largo. Stefano è maledetto. Grande Vabbè. Stefano. Comunque devo dire che secondo me la Reggiana ha fatto una gran partita, però si è vista una bella partita grazie alla Reggiana, ma anche grazie all'Ancona che non ha fatto barricate assurde oppure ha fatto ostruzionismo in sostanza. Tutto qua. Max Galci dice intanto qualcuno sostiene di aver visto a fine partita il bomber firmare autografi agli Stewart, quindi bomber vergogna. Continua, Confermo, Max. No, 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 anche perché un portendente se mi firma gli Stewart dopo. confermo, ero lì che lo tiravo via, niente, devo firmare. A Grosseto, poi passo la parola a Olmi e Cavazza. A Grosseto vi dico che sono arrivato allo stadio che c'era il bomber che si faceva i selfie con i tifosi. Quindi una delle scene più brutte della mia vita. Perché ti devi inventare queste cose? No, è vero, è vero, è vero. Prego, Cavaz, continua con questa disamina della partita, dai. Insomma, il bomber è stato esaustivo. Poi devo dire che secondo me è stata una delle partite, forse la partita più bella vista finora, perché in generale dico, innanzitutto come colpo d'occhio, perché finalmente avevamo una tifoseria davanti. Cioè, fare anche Bravo. complimenti al di là delle rivalità, però insomma, No, finalmente gran tifoseria, con 400 il martedì, mica poco. avevamo. Poi
chiaro che loro sono molto cariche perché vengono da anni ormai di dilettanti dove erano completamente spariti, quindi ci sta che poi torni carico, ti ritrovi secondo in classifica, ovvio che l'entusiasmo alle stelle ci sta, però è stato finalmente anche un bel colpo d'occhio e sul campo devo dire che è stata forse la più bella vista finora, perché l'Ancona, nonostante, torno a dire quello che ho sempre detto, non abbia una squadra che secondo me può puntare a posizioni, diciamo, troppo alte in classifica, perché la qualità non è a livello di altre, però è una squadra che, come ha detto anche Diana ieri sera, ha un'identità ben precisa, cioè sa giocare a calcio, sa quello che deve fare, e lo fa bene, lo fa molto bene, nonostante magari non abbia dei grandissimi nomi. Quindi tanto di cappello questa squadra, perché sulle ali dell'entusiasmo sta veramente giocando bene, e ieri abbiamo visto una bella partita di calcio. E poi la Reggiana, è chiaro che la qualità dei singoli fa la differenza, cioè c'è poco da fare, però la differenza è tutta lì. E la Reggiana è una squadra costruita con dei giocatori per fare un certo tipo di campionato, e quando viene fuori, secondo me non ce n'è per nessuno. È difficile contrastare la Reggiana, perché puoi fare come l'Ancona, che ha fatto un ottimo primo tempo, i primi 20-30 minuti alla grande, e prova a pressarti, prova a non farti giocare, a chiudersi, a ripartire veloce, però nel secondo tempo, quando la Reggiana inizia a fare i cambi, cioè, gli altri fanno i cambi, mettono dentro il giovane, mettono dentro, e noi all'87esimo ci possiamo permettere di mettere dentro Radrezza e Scappini. Che boia, ragazzi. Poi soprattutto, non so se avete visto l'intervista di un giocatore del, credo Sereni, giocatore dell'Ancona, che ha detto: già il tasso tecnico della Reggiana è veramente importante, poi ci mettete che anche noi abbiamo perso un uomo con un fallo un po' così, e quindi dopo il gap, cioè, era un po' incolmabile. Dopo è un problema serio. Esatto. Chiaro. Lì fa parte del gioco, ragazzi. Cioè, poi non si può attaccare al fatto state espulsi. No, ma però non è un caso che contro di noi rimangano spesso in 10, perché bisogna menare. È quello di io posso capire Bomber uno che ha fatto un fallo stupido, è evitabile. Sì, ma io posso capire uno che appena, che è tutta la partita che corre dietro, che ne so, che corre dietro a Cigarini, che lo fa correre come un cretino, perché gli fa correre il pallone davanti alla faccia e lui diventa matto. Allora ogni tanto uno può sbarellare, quello era appena salito, però fa parte del gioco, cioè uno non si può attaccare a quello, cioè grazie a cazzo, cioè voglio dire, che stavo già perdendo il gioco, se non ci sei con la testa problema tuo, non è colpa mia, quindi... No, ma però come ha detto Cavaz, è una bella squadra, giustamente, poi come dice lui ha entusiasmo, poi c'è tanta gamba, perché mancherà dell'esperienza, ma è una gamba importante, quando ripartono fanno paura. Prima di sapere da Olmi anche la sua analisi tecnico-tattica della partita, visto che sapete che Olmi è un ragazzo che comunque guarda anche tutto il campionato in maniera proprio perfetta, volevo chiedergli Montevarchio Olbia, lo so che mi vuoi chiedere Montevarchio. No, volevo chiederti questo Gubbio Carrarese 4-0, come l'hai visto che tu, insomma, segui la Carrarese, prego. Io, insomma, Gubbio Carrarese, chi è che non ha visto Gubbio Carrarese ieri? Voglio dire, adesso parliamo dell'ovvio. Vogliamo parlare dell'ovvio, parliamo dell'ovvio, perché non parliamo anche dell'8 di dicembre che si fa il presepe, parliamo di qualcosa di ovvio, ma parliamo di quello che volete. No, volevo sapere da te se i marcatori del Gubbio, ma comunque sei stato? Sì che sono stato, è stata l'ultima trasferta prima della pandemia. Esatto, e cos'è che tornando a casa. È una bella città? Non lo so perché non ci sono andato nel paese. Non sai una cosa, non sai l'altra, di cosa parliamo? Allora, cioè, cosa bello. Mi chiami qua a fare? Cioè, voglio dire, non lo so. Gubbio è molto bello. Parliamo d'altro, dai, su. Abbiamo già parlato abbastanza di Gubbio Carrarese. Quindi marcatori, vuoi dire se sono stati bravi? Devo andare avanti ancora. Cioè, parlo tutta sera di Gubbio Carrarese adesso. esatto. Cioè, tutta sera parliamo di Gubbio Carrarese. Come hai visto la Reggiana ieri, dai, Olmi, te che eri distinti. E mi hanno detto che eri scatenato, tra l'altro. Ma no, ero tranquillo, tranquillo è una parola grossa per me durante le parti. Io non riesco. Ma in generale è una parola grossa. No, c'è stato un momento che è partito e sparito, poi dopo è tornato su 2-0. Io non riesco a star fermo in un posto a vedere la partita.
Cioè, io ho un problema, io non, devo scaricarmi, quindi cammino, vago per i distretti. Bomber, dicono che l'hanno visto ai petali a mangiare le tigelle a un certo punto. Può anche dare, cioè, ha scavalcato. Il martedì di solito sto leggero, il martedì sto leggero, perché poi c'è il giovedì. Anche perché c'è la partita, quando c'è la partita poi si fa fatica a mangiare. Esatto. No, io guardo, io a parte tutto che quello che da dire sono per le solite cose, che la Reggiana quando mette in campo, fai cambi, a volte mette in campo dei giocatori più forti di quelli che sono in campo, mentre gli altri fanno quello che possono. Io devo dire che sono veramente contento per i tre che hanno fatto gol. Cioè, ecco, esatto, bravo Ale, bravo. Lamparo, Scappini soprattutto. E l'altro com'è che si chiama? Scantamburlo? No. Sorrentino. Sorrentino, scherzo. Povero Daniele Sorrentino. Scherzo, Sorrentino è lo sa anche lui, mi dice chiamami Scantamburlo, ci sentiamo per telefono. Sì, vabbè, chiaro. Immagino. Sono contento. Sorrentino ha fatto un gol strepitoso. Scappini ha fatto il classico gol da puntero. Cioè, dammi mezzo metro che poi te la faccio vedere io la palla in fondo alla rete. E se lo meritava anche Zamparo, perché ha sempre quello qua dietro che sì, ma buco, ragazzi, Zamparo parte il gol, ha fatto onestamente, ha fatto per me una prestazione mostruosa, ha fatto a botte con il mondo intero, ha fatto tanto, una prestazione mostruosa come tutta, diciamo, la regione, che ma lui questo diciamo che questa è sta veramente incorniciando una prima parte del campionato importante per Luca, e tutto quello che casomai non si vede ma fa salire la squadra, prende fallo, passa e fa anche assist, fa veramente un... No, ma la Nini ieri sera, scusate, l'ultima cosa, la Nini ieri sera, l'assist che gli è, cioè il movimento ha bruciato il tipo che gli ha guardato la targa e poi il passaggio indietro gli ha fatto spingi dentro. Anche sul secondo gol è stato lui di testa, vero, a liberare Sorrentino? No, sono Guglielmotti. Guglielmotti. No, è che nel secondo tempo Lanini ha piantato una botta a fil di palo e il portiere gli ha piantato una parata impressionante. Io pensavo fosse stato deviato dal difensore, invece è stato il portiere, ha fatto una parata impressionante. L'ha tirata via dal fil di palo. Scusa, Cavaz, ti ho interrotto, stavi per parlare, scusa. No, devo solo dire che su Zamparo non è che la gente non lo vede. È solo questione di volerlo vedere, perché purtroppo su Zamparo c'è un alone di così di principio, solo una questione proprio ormai di principio. Sì, pregiudizio, avercela con lui ormai è la moda, e bisogna avercela per forza con lui solo per, insomma, solo in memoria dell'anno scorso. E nonostante tutto, anche in conferenza stampa ieri gli hanno tornato a chiedere sulla domanda sull'anno scorso. No, ma non è stato il nostro amico, come si chiama? Dai, Scantamburlo, quello là che va sempre in giro col telefonino. No, non è stato Vanni. No, non è so stato Vanni. Perché... Secondo me è stato Vanni, andate a guardare sulla sua pagina. No, gli ha fatto la domanda. Secondo me è stato Vanni. Non ci sono, io, Bomber, non ci sono io. Se cercano me, non ci sono, eh. No, fai quello che vuoi, Bomber. Sei in diretta con 170 persone che ti guardano, tu ti fai cazzo. Se dicono cerca nomi, non so dov'è. Ah, non lo so. Sarà, adesso, io lo so chi è. Leggera. Adesso arriva tua moglie a tirarti due coppini. Ho capito chi è. Quel brinato, lo dico io. Domani sera poi glielo dico. Vabbè, stendiamo un velo pietoso. Dicevi, Cavaz? No, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo neanche più cosa stavo dicendo. Su Zamparo ci sono solo dei pregiudizi, basta. Cioè, quest'anno sta facendo una stagione che non voler vedere la stagione enorme che sta facendo, come tutta la squadra, ma come lui sta facendo, è solo un pregiudizio e basta rispetto all'anno scorso. Invece è una negatività che si dà a un giocatore che è assurdo. Anche perché, vuol dire, anche parlare solo di numeri così, 4 gol in 10 partite, che poi li ha fatti in 8, facciamo in 10, facci che siano in 10, sono 15 gol alla fine dell'anno. Ma vuoi dire, discutiamo un giocatore da Quindes gol? E con tutto il lavoro che fa per la squadra. Facessi solo, ragazzi, quello, dici, ma vabbè. Non andiamo a rompere le palle. Ragazzi, basta. Attaccarsi delle... Siamo tifosi a Reggiana, abbiamo una squadra che va bene, una società che va bene, un attore che va bene. Remiamo tutti insieme, voglio dire. La scappi da una volta ogni 6 anni, tanto avere una squadra che va a caboia,
Comunque, noi dal canto nostro, quando un giocatore fa una prestazione un pochino, cerchiamo sempre di Ma caricarlo, certo, però lo ma non dico di critichiamo, no, ma costruttivamente, ma però certo, lo si non dice, non è parlo un di più. Non è che problema. non Ma sbaglia la prestazione, succede a tutti, però santo cielo, mica no, sempre quello di a Pulè. questo, Una a volta questo. non l'hanno fatto riposare un attimo, gli ha fatto prendere una pastiglia, dopo è ripartito. Ecco, fa esempio, Sapevo. guarda caso, secondo voi, adesso non è, forse non sarà così, però sarà un No, no, te caso lo che vanno giuro, a, ha no, siamo sbagliato la andati prestazione, a prima non ce la faceva. Grosseto, siamo andati a Grosseto, siamo a Grosseto, il mister ha optato per una formazione e siccome 3 giorni dopo giocava con un'altra, guardate i quattro che non hanno giocato a Grosseto come hanno giocato ieri, Luciani, Rossi, Zamparo e Guglielmotti. È un caso? È un caso o non è un caso? No, è sempre un caso a Reggio. È un Sarà vero, caso? sarà No, Ferguson. solo che non ti arrabbi con me, solo che non ti arrabbi con me, sai che io ti No, do sempre io dico che in ragione. generale, ma tutti hanno giocato bene, sia chiaro, Cavolo, però stavo ci sta, guardando esiste male. anche dei momenti che No, puoi andare a fare una formazione perché c'ha il devi coltello, far respirare qualcheduno, meno basta. male che non la facciamo più da studio. Esatto, sì, Però no, era già perché finita a mani a fatte, scusa. coltellate. Il bomber è un violento comunque. Andiamo a leggere un po' di messaggi. No, niente, Ok, che sei no, tranquillo, tranquillo. tu vai per i fatti tuoi, non ti Non ho sentito preoccupare. niente. Meglio, Non lo meglio. senti, ma Andiamo a leggere un po' di messaggi da gente che ci non sta c'ho le cuffie. scrivendo. Massimo Rondanini, ieri sera il bomber arringava la folla nel post partita aggrappato alla statua di Saverio Taddei. Bomber No, è talmente ubriaco che. ormai è veramente. Cioè, anzi, in realtà sta cercando di tirare giù quella per far mettere la sua di statua. È dirmi a sé. Ero già in rimasto basito su produzione la quello che statua del avevo bomber. sentito alla fine del primo tempo, ero rimasto proprio scioccato in quel momento lì, ero rimasto scioccato. Francesco Castagna, buonasera, saluti a Carrara. Castagna, Ciao Francesco. Castagna. Ciao. Castagna, scusa, è che mi Ah. impagliano. Ma sì, ma chi se ne frega. Salutiamo tutti i ragazzi di Carrara, anche da Cremona che ci sta scrivendo. Questo l'abbiamo già letto, del tuo amico. Aspettate che sono rimasto un po' indietro. Eccolo qua. Alberto Galaverni, però l'intervista della presidente dell'Ancona Metallica Giacomense, Olmi la doveva fare. Vabbè, la prossima volta. Prossima Se volta. vengono su in Serie B anche loro, magari, oh, chi lo sa. Quindi noi siamo Ragazzi, già. ciò mi è ancora Magari andetto. possiamo intervistarlo al ritorno. Ecco, così è Intervistarla? meglio. Intervistarla? Ah, ho capito chi è quell'ex del Metallica, però dicono che sia. Esatto, Dicono sì, addirittura il si generale. faccia solo riprendere dal il viso, si faccia allora. Hai dei dubbi, hai dei dubbi. Ma no, no. Ma chi ti dà ste No. notizie? Ma chi te Ma le dà? non, No, 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 beh, o sai, c'è da fidarsi poco, una che si fa solo fare le foto solo del viso, dice, vabbè. Tommaso No, ho detto Teodori, niente. io voglio sapere chi sono quelli che ti danno queste notizie. Comunque, Tommaso Teodori, una Non domanda. è quella Vorrei, Mora? sì, vorrei che rispondesse tutti voi quattro perché i giornali non sono interessati alla Reggiana. Non è possibile che non c'è un articolo in prima pagina grave. No, non è Allora. vero. La gazzetta di Reggio oggi in prima pagina l'ha messa. Ah, il bomber Ecco, anche editorialista, ragazzi. una Sì. marchetta verso la Gazzetta di Reggio. Bravo. No, io l'ho visto. Lo compro il giornale una volta all'anno, lo compro in Q, è stato casualmente. Però voglio dire, no, l'ha messo. Poi dal volte magari mette gli articoli che mi ha sense, perché che mi sense. Due Dopo ne volte sono. parleremo, perché 2 giorni prima del match c'è stato un articolo che ci ha un po' fatto storcere il naso. È un Andrea Zucchi, aiutare la buonasera a squadra in modo tutti. strano quello. Esatto. Riccardo Bursi, sembra quasi che facciamo più fatica con le piccole che si chiudono. Siamo primi, abbiamo giocato con 6 delle prime 8 squadre in classifica, se non sbaglio. Esattamente, abbiamo giocato al momento con la parte sinistra della classifica, quindi con le squadre ipoteticamente più forti. Poi è anche vero che non è detto che le più forti non ti mettono in difficoltà, quelle piccole sì, cioè viceversa. Cioè, avete visto Grosseto, C'è cioè. da dire che con le altre squadre rischi anche di prenderlo il gol, con le altre fai fatica a farlo perché gli altri ne stanno a tirare mai in porta praticamente. Quindi quando si mettono in 11 davanti, se non trovi il pertugio giusto, può capitare e non lo fa. Non è solo a noi questo, succede anche agli altri. Però dico, secondo me è solo questione di tempo. Secondo me, con la Reggiana alla fine è capitato un paio di volte di non segnare, del resto ha sempre segnato. Capita di non segnare. Non... Francesco Maggio, grande Reggio, sempre più prima. Saluti da Lecce. Salutiamo i ragazzi di Lecce che Ciao, ci guardano. ciao, ciao.
che tra l'altro ci ricordiamo del Lecce, perché sono partite che quelle lì Ah, fai se devo fatica a scordare. scuola. Esatto. Luca Bolognesi, c'è da sperare che non perdano o si montino la testa nelle prossime gare, piedi per terra. Che si montino la testa credo difficile. No, secondo me è una squadra che secondo me è difficile, dimostra anche in campo l'esperienza che ha. Anche quando devono congelare la partita la congelano. Siamo noi tifosi che abbiamo paura e ci agitiamo, ma loro la partita la congelano. Poi dopo capita un episodio, ma è diverso. Come ieri, Dino sembrava che abbiamo Bingo, subito un episodio, abbiamo fatto un errore e basta, ma se il no. Potenza viene a 3 sconfitte consecutive, queste cose mi fanno sempre paura, più del valore della squadra in sé. Non Angelo erano due Masoro, sconfitte consecutive, erano beh, l'ultima di ieri Cesena, non tre? No, so se erano in due, da due sconfitte da penso, due, mi stavano due. devo andare a vedere i dati statistici. Lo Angelo dico, Masoro, secondo non te lo esaltate dico. troppo i giocatori che poi si montano la testa e sono cazzi amari. Ragazzi, guardate che Razzi, quest'anno. razzi amari, razzi Razzi, amari, razzi. razzi amari. Guardate che quest'anno abbiamo veramente un organico di gente professionista seria che ha giocato in categorie superiori e che non si fa di certo montare la testa da 2 post su Facebook. Non pensate che sia. Cioè. Gli anni scorsi sicuramente qualche cosina avendo molti giovani, eccetera, ma cavazzi, anche te la tua. Cioè, non penso che un Guarda, Cigarini vada a leggere le considerazioni dei tifosi su Facebook. Opinabili, per l'amor di Dio, però insomma, sono no, abituati guarda, a. non è il caso di questa squadra assolutamente. Vive, Cioè, sono ha stati. 3 sconfitte in fila. Gubbio, Lucchese, Cesena. Perfetto. No, però questa squadra è una squadra che è abituata, con giocatori abituati a fare certi tipi di campionati, anche appunto categoria superiore, non credo che. C'è una squadra che si esalta se il pubblico è esaltato, anzi, l'ha detto anche bene Diana. Fa noi l'entusiasmo esterno lo sentiamo appena, cioè nel senso che ho voluto dire sì, ci diranno Dobbiamo qualcosa. incanalare in modo diverso. Esatto, cioè, penso che siamo sul pezzo, ci rimangono. Insomma, quando una squadra è forte, gira bene, gioca come sa fare senza montarsi la testa. Questo sono sicuro, ecco. Chiaramente ci saranno anche gli avversari, perché secondo me sono Sì, abbastanza però qua. voglio anche dire, detto questo, che è saggia la cosa, va benissimo, ma non è che stiamo aspettando tutti così la prima sconfitta, il mirino, Beh, perché sì, adesso è però chiaro. non era Mi la sembra, sindrome continuiamo dell'uomo a dire, a prima cerchiata, campionato, non però montiamoci la Bomber. testa, non montiamoci la testa, adesso sono 10 partite che giochi e non montiamoci la testa, non ce la possiamo mai montare. Noi ce la possiamo montare quando Montatela. vinci il campionato 2 giorni, due Cazzo, giorni, come sei e buono. dopo non te la monti più perché sei in Serie B, quindi dopo non Non si deve deve procedere, montare la quindi non ce la testa. dobbiamo Allora. montare perché sennò retrocediamo. Noi stiamo sempre Io sotto sono terra, dell'idea capito? che bisogna godersi il momento, poi Ma dopo, esatto, devi chiaro. godersi il momento, godiamoci il Oh. momento. La squadra, secondo me, come ha detto Cavas, Montiamoci la dai i testa, dai. cosiddetti, poi dopo come va, va. E andiamo avanti con i messaggi, dai, dopo ci fermiamo un attimo. Max Cervi, dai ragazzi che l'anno prossimo facciamo il derby con i bagoli e li ascoltiamo, magari, magari, vedremo, vedremo. Calma. Stefano, grande Ste, domanda per farvi arrabbiare? L'Ancona Metallica mi ha deluso e la Reggiana è molto più forte e sminuisce gli avversari con questa panchina lunga e forte? Io non ho capito una fava, un attimo, È la ripetimelo. fine che Cioè, fanno tanti avversari contro di noi. ha reso conto, l'Ancona Metallica fino a questo momento qua era la squadra che abbiamo visto sempre in cima alla classifica, no? Più o meno, di su dalle 3 posizioni. Quindi Era seconda. Stefano dice, secondo voi è una squadra che ipoteticamente, vista il giglio, non è così importante stare nelle prime posizioni? O è la Reggiana che comunque fa sì che le squadre anche prime le posizioni vengano qua e non facciano una gran Chi bella lo figura sa? per la Io ti pandemia? dico, allora il Montevarchi era scarso, il Gubbio era scarso, il Modena ha deluso, il Pescara poca roba perché prende gol. Non so, andiamo avanti. Tutto qui che un tron e va mia, in tutto è scherzo. Niente, niente. Guarda, che ho un Stasera abbiamo la notizio. sindrome dell'accerchiamento. Il bomber è, cioè, La cerchiata. sì. No, voglio dire, cioè, ci sta quello che dici. Ancona, secondo me, non è una squadra che è nata, come ha detto Cavaz, per vincere il campionato. Non è nata per vincere il campionato. Ha entusiasmo, sta giocando bene, è una bella squadra, c'ha della bella gamba e sta facendo un ottimo campionato. Però è anche vero
che gli scontri diretti, quelli con quelli importanti, li ha persi tutti. Quello esatto. È vero, però ha perso 2-1 al 90esimo a Pescara e ha perso 2-0 a Cesena, che ha preso il secondo gol all'89esimo, capito? Cioè, voglio dire, ricordiamo anche che la Reggiana, che è stata promossa grazie ai playoff in Serie B 2 anni fa, non era stata costruita per vincere il campionato, diciamoci. Cioè, esatto, no, esatto, era però, esatto, però ci sono squadre diverse, squadre totalmente diverse, esatto. Cioè, aveva, sono differenze, cioè, per esperienze dei giocatori, però era partita non ipoteticamente per vincere il campionato. Ma non così, assolutamente, non così. Assolutamente, non era partita per vincere il campionato, però poi aveva, cioè, alla fine aveva dei giocatori che sono venuti fuori. Ha detto essere... Scappini, ha detto Scappini, Marchi, Rossi, cioè, insomma, vuoi dire... L'Ancona, no, però, per me, cioè, quello che ho detto Marone. Prima, non è che, a me non è che l'Ancona ha deluso, l'Ancona, cioè, è quel tipo di squadra che mi aspettavo, cioè, è una squadra che quest'anno... Sta girando bene, che ha un'identità di gioco, gioca bene a calcio, però non ha un organico da sicuramente primi posti. Quando incontra squadre a buone 11, ma non, no, ma ha dei buoni 11, cioè ha un'identità precisa. Cioè, spesso vedi squadre magari non con dei grandi organici, che non sono neanche tanto organizzate. Invece l'Ancona gioca bene, organizzata bene, qual è la sua forza? Cioè, fa dell'intensità, per quello che fa tanti gol, perché, cioè, quando attacca una squadra così, che quando gioca con una squadra al suo livello le massacra, perché gioca, quando incontra squadre come noi, come può essere il Pescara, come può essere a questo punto il Cesena, dire, e fa fatica, perché dopo la qualità dopo viene fuori, ma a me non mi ha detto, esatto, è la squadra che mi aspettavo, ed è, però sì, però è, come ha detto, alla fine sì, alla fine la Reggiana bene o male ha la qualità da poter sminuire le altre, in sostanza. Andiamo avanti con un po' di messaggi. Aspirante scalatore, ragazzi, quando troviamo squadre che vogliono giocare a calcio, li massacriamo. Se però si chiudono a riccio, facciamo una fatica. Ma è normale, cioè, è normale. Cioè, anche perché voglio dire, cioè, allora, se massacriamo quella è la nostra portata, massacriamo quella, vuol dire che vinciamo il campionato pieni punti. Cioè, di squadre che massacrano il campionato, a parte la Ternana l'anno scorso, e non mi ricordo chi, qualche anno che ha fatto il record di punti. Che comunque l'andazzo è quello lì, quest'anno. E l'andazzo adesso non è male, però voglio dire, non mi ricordo di squadre che vincono il campionato massacrando tutti. La Serie C, il campionato lo vinci e a volte con un punto o due sulla seconda. Quindi certo, è normale che quando incontri anche squadre più scarse di te, che si chiudono in 11, non sempre riesci a far gol, ma ci sta, è normale. Lino Bigo, in compenso ci siamo tolti la scimmia del gol preso in casa, ce lo stavano gufando tutti, meglio averlo preso ieri alla fine che in altre situazioni. Attacchiamo questo messaggio qua, Cristiano Ferrarini, fatti complimenti a Voltolini, molto bravo, sì. Sì, si sta comportando molto bene, perché non è facile subentrare. Invece, speriamo che Jack si possa riprendere alla veloce, più alto, certo, per la sua salute, Jack, eccetera. Per lui, però insomma, devo dire che è veramente molto, complimenti. Merito anche di una difesa straordinaria, perché come ha detto prima, in assoluto, però imparare quel tiro ogni tanto è più difficile. Esatto, sì. Diciamo che quando gli tirano in porta, che sono palle un po' strane, lui c'è. Ma di niente. Esatto. È come Jack prima, guarda, non è che fare chissà cosa, però ora, quando era ora parava. Daniele Grasselli, bravo Cava, siamo devastanti con i cambi, credo. A gom du squadri, siamo belli, belli, belli. Vabbè. E Andrea Favano, chiedete a Olmi della partita perché era a vedere Gubbio Carrarese. Chiaro. Chi è che non era a vedere Gubbio Carrarese? Luciano Ferrari, Sorrentino diventerà un bel giocatore, sicuramente è uno dei giocatori più emergenti della Serie D dell'anno scorso. Quindi... Però, ieri ha fatto un gran gol, ricordo, e poi ha fatto anche un gran assist. Sì. No, ma tutte le volte che è entrato Sorrentino ha fatto vedere che per entrare se la suda, gli allenamenti, cioè, perché corre come un matto, quindi quando la possibilità la gente bisogna dargli tempo, i giocatori bisogna dargli tempo, voglio dire, le qualità ce le ha. Stefano Carbognani, per adesso Zamparo fa la differenza in C. Davide Radere De Ghieri, Gabri, ti hanno detto che il tuo protagonista televisivo è stato redarguito per l'ennesima volta da Gigi, perché non cantava ma si faceva i selfie con la gente. Ora mi può confermare? Sì, assolutamente. Vabbè, cioè, qua c'è una cosa, siete proprio coalizzati contro di me. Di dal Bali, senza con i soldi. No, è la gente che ci scrive. Anche quando è il Bali. Bomber, sei lo Zamparo della trasmissione, ce l'hanno tutti con te. Sì, lo Zamparo.
Poi, aspettate che ho perso un po' di messaggi. Bomber, saluta il caseificio, ti chiedono. No, l'ho già salutata l'altra volta. Porta anche un po' di Salutiamo formaggio ogni Casa. tanto. Hai anche tre amici in trasmissione, potremmo venire tutti con una punta di formaggio ognuno. Il formaggio E non tu lo devi porti, mangiare solo te. ha mai dato un'idea per Natale, dai. Tu porti il formaggio, o mi porta il nocino, siamo a È posto. vero, siamo a posto. Allora, C'è c'è la qualche puntata dubbio che devo natalizia che fare, mangia. c'è da sangue. Potremmo fare la puntata natalizia a casa di uno, mangiando e bevendo, ubriacandoci a merda per fine Sarebbe bellissimo, trasmissione. sarebbe bellissimo. Diciamo che vi porterei a casa io volentieri, perché come sapete sono un astemio, quindi voi potete Beh, bere. sarebbe è perfetto, Beh, ci no? vuole sempre la Cioè, sera. quello che non beve che porta a casa gli altri, sarebbe. Vabbè, stavi per sbadigliare per caso? Ho avuto un accenno, una debolezza, però te va Cioè, tu tenuto. alle trasmissioni poi cominci a sbadigliare dopo circa 33 minuti che Tanto siamo qui. ormai è famoso, c'è già il suo pubblico, cioè non gli frega più nulla. 21:54 incomincia ad avere un attimino una piccola debolezza, poi dopo Anzi, mi riprendo. Cavaz, se tu il tuo pubblico lo tratti Ci male, ti sveglio. attaccano ancora di più. Se Esatto. Se sbadigli, così te ne freghi, sbadigli, ci fai attacca. più che te ne freghi, è vero. Si attaccano, vero. Bomber, spegni il telefono, ti dice Fontanesi, Giovanni. Spegnilo. Non mi chiamo più. Stefano Foroni, cosa ne pensate della polemica sul caro biglietti? Solo a Reggio si trovano queste polemiche. Vabbè. Adesso ne parliamo. Finisco di leggere dei messaggi. Lascia stare. E Cherry, ti mando la richiesta perché ho avuto dei problemi prima abbiamo avuto dei problemi col sito, te la mando subito perché questa sera ce l'avamo sentito io e Cherry, gli avevo chiesto se voleva intervenire con noi e stare un po' con noi in compagnia, quindi allora facciamo Grande così, parliamo grande. subito di Va bene, questa. Cherry. Sì, adesso gli mando il Bene, link su grazie. WhatsApp. Bene, bene, bene. Parliamo subito di questa polemica, diciamo, che abbiamo trattato sia noi che la pagina che gestisce Olmi, la prima è stata la pagina di Olmi, quella di Predicatore Reggiano che ha visto l'articolo della Gazzetta di Reggio. Sinceramente, anche noi quando l'abbiamo visto siamo rimasti un po' così, perché il titolo è stato già una premessa per fare arrabbiare il tifoso della Reggiana. Ma il perché ce lo spiega Olmi, visto che è stato il primo a condividere questa incazzatura reggiana? Dal titolo sembrava proprio che ci fosse un caro biglietti assurdo, a parte il fatto che la Reggiana ha dato la possibilità a tutti di fare il ti voglio bene sempre, ti arriva il biglietto sul telefonino a dei prezzi stracciati. Si sapeva da subito, si sapeva da subito che li avrebbero alzati i prezzi e per me hanno fatto bene. Non vuoi fare ti voglio bene sempre, vuoi venire una volta ogni tanto? Paghi di più, punto, fine. Lo sapevi da subito, è festa finita. Poi alla fine, qu quanto è stato l'aumento? È stata poca roba. Due euro in curva, sai cosa c'è Ale? Sai cosa c'è Ale? Faccio un esempio. Se proprio vogliamo Ma è stato attaccarci, il titolo, perché poi no, se è ma andato a scusa, vedere l'articolo era un po' il così, titolo è non parlava di scandaloso, tanto di quello, ma il titolo ha rotto veramente scandaloso. le palle. No, ma se proprio ci vogliamo attaccare alla cosa sua, perché poi ci può anche essere, ma prima di fare un articolo del genere, telefona già la chiedi il perché. Ecco, la differenza è questa: la curva da 10 a 12, il distinto da 15 a 22. Allora dice, come mai questa differenza alta? Perché secondo me da 10 a 15 prima non c'è una differenza molto alta tra distinto e curva, normalmente è più alta. Quindi secondo me loro fanno 10, 18, il prezzo normale del distinto, e ha messo il 20% nella partita di cartello, quindi 10 va a 12 e 18 va a 22. Buona lì. Io la vedo solo così. Però Ma sì, ma poi per me che me potrebbero facciano... mai farla da 18 a No. 46 che Esatto, che dal momento in cui mi hanno dato mi tempo, frega un un cazzo. mese per sbloccare i 6 euro e gli 8 Scusami, euro per... Bomber, se ci sta guardando Cherry, ti ho mandato il link per partecipare alla diretta su WhatsApp. Siccome ci hanno dato un mese di tempo per farlo, l'abbiamo accolto in 1680, adesso gli altri Basta. pagano, pagano, basta, voglio venire alla Non Reggiana vuoi quando venire vengo. a tutte le partite, Pagano. paghi un po' di più. Anche perché, scusa, Finito. poi mi dispiace che qualcheduno critichi la Reggiana per una cosa del genere. Poi c'è qualcheduno altro che sono 8 anni che sono qua, che fa un prezzo con una squadra e poi lo butta 20 volte più alto con delle altre. Ma nessuno dice niente. Poi fai Allora. i mini abbonamenti per tre partite a 20 euro, poi ti fa 60 euro per La Juve è in curva,
Sì, allora, ma io non so neanche di cosa parlate, non ne voglio neanche parlare. Io, vero, no, però è una politica questa che ormai funziona così un po' ovunque, dove i prezzi non sono più fissi come una volta c'era quel prezzo di tutto l'anno, ma variano in base anche un po' alle partite. Se tu vuoi pagare il prezzo fisso e risparmiare qualcosa, fai l'abbonamento, punto. Esatto, altrimenti sai che quando ci sono certi tipi di partite potrai pagare di più il biglietto, poi magari tornerai a pagare meno in altre di un po' meno cartello, diciamo così. Esatto. No. Ma è così, è il futuro. E poi, cioè, se dire è bello e non è bello, a me non piace, perché c'è la filosofia, cioè, sono un po' della vecchia scuola, no? La vecchia filosofia del biglietto, prezzo popolare, no? Ho capito, però non è che lo giudico male, però nel senso, non sono d'accordo, però ammetto che è così ovunque, e il futuro è quello lì, piaccia o non piaccia, quindi... Abbiamo spaccato le balle anche noi un mese intero a dire fate ti voglio bene, che lo bloccate per un anno intero, tranne una partita, voglio dire, c'è una partita che sappiamo tutti qual è, perché è col Modena, secondo me, però voglio dire, fatelo sarà così, quella, perché, spendete sarà niente, quella. 6 euro in culo, 8 euro in distinti, addirittura uomo avvisato, mezzo salvato. Siamo però. Lì, che rimaniamo lì, dormiamo come degli allocchi continuamente, perché se non ce la sbattono addosso, Non c'è tempo da fare, dopo ci attacchiamo a tutte queste cose. Io farei una proposta, società: mancano 5 partite alla fine del giorno d'andata in casa. Fate un mini abbonamento da 40 in curva, per fare un esempio, e da 55 in distinti. Poi guardiamo, proviamo la febbre ancora in Reggiani, vedete se l'han capita. Dopo, quando pega pol biglietto che senza polemiche, chiuso. No, per me è finito adesso, Bomber. Io penso, no, va bene, non dico di no. Anche perché poi cosa succede? Se tu fai un abbonamento oppure un voucher come quest'anno, e poi dopo gli fai i prezzi popolari tutto l'anno, ma ste tra chi è che fa il voucher? Scusa, te fai tutto là? Non mi capire, no. Perché io ti do in anticipo e te fai quella chieta. Giusto che sia così. Ste tra, fine che ci fanno l'abbonamento, gli fanno di più, sicuro. Comunque, per far capire alla gente cosa è successo un po' per il post di questo quotidiano, che la Gazzetta di Reggio Online, può capitare, è capitato anche altri quotidiani, anche il resto del Carlino, eccetera, però è chiaro che questa era la cosa che ci ha fatto un po' arrabbiare, soprattutto il titolo, no? Un titolo un po' clickbait, dove comunque la gente dice cosa è successo, andiamo a cliccare per vedere che prezzi hanno messo. Allora, il nesso di questo articolo, che io sono riuscito a leggere per una parte, perché dopo è stato cancellato su internet, diceva la verità, cioè nel senso che i prezzi hanno avuto un così, sono alzati di un tot, per esempio nei distinti da 15 è passata a 22, ma però se noi guardiamo la curva da 8 è passata a 12, da 8 a 10. Quindi questi titoli qua fanno sicuramente male al momento della Reggiana, al tifoso che è un po' indeciso, perché non sono poi tutti super tifosi come noi, quindi per chi ha la possibilità anche di farsi così caricare dai nostri social, dal giornale, è importante che si remi tutti dalla stessa parte, come abbiamo detto. Ma chi ha fatto il titolo? A me fa male parlare di vertiginoso per una curva a 12 euro e poi non dire niente per... Ciao Cerri! Grande, euro per una curva 60 euro, grande. Anche se Serie A, ma mi frega niente. Quello che ha fatto il titolo, secondo me, quello che ha fatto il titolo e quello che ha fatto l'articolo sono due persone diverse. E quello che ha fatto il titolo ha pestato una merda grossa come una casa. Infatti, dopo hanno cancellato tutto perché non aveva senso. Cerri, sei arrivato nel momento giusto che stavamo dicendo. Insomma, stiamo parlando di merda. Si parla di merda. No, perché lo sai, ragazzi. Al di là di tutto, intanto salutiamo il buon Cerri, che oltre ad essere un ultra storico della curva sud di Reggio, è anche storico, ormai molto storico. Beh, però insomma, hai scritto queste tipi di storie, c'è la tua firma. Senso storico che ormai sono vecchio, però vabbè. L'alternativa è peggiore, Cerri. L'alternativa è peggiore. Dico, va bene diventare vecchi, No, te lo dico. Comunque, quando ti senti vecchio, Bomber, insomma, però... Esatto, quando ti senti vecchio, pensa al Bomber. E vedrai che sarà una giornata Bomber. Sicuramente migliore. Dovete andare tutti e quattro a cagare, visto che il più vecchio qua sono io, porca troia. Parliamo di Reggio, che muore, parliamo solo di Reggio, basta.
No, volevo dire che sei anche l'amministratore, amministratore delegato di Gardone Granata. Tu e il buon Max. Sì, sì, se lo stipendio se lo dividiamo a metà, infatti. Esatto. Vai, vai, ruota libera. Stiamo parlando della Gazzetta di Reggio che aveva fatto questo articolo qua, su aumenti vertiginosi sul dei prezzi italiani, e chiaramente noi l'abbiamo riportato su Face Regia, Olmi anche sulla sua pagina di Predicatore Reggiano, perché insomma sono sempre cose che un pochino ledono, no, al momento dei Granata, che in questo momento è alto. Sì, non è assolutamente il momento. Poi io, l'altro tema che aggiungo, e che non so se avete visto, ma siamo tornati un po' sul tema Sassuolo nell'ultimo periodo, e ci sono una marea di click, una marea di interesse ovunque, e mi domando come mai questo tema non venga trattato anche dai giornali, no? Che spesso per fare dei click ci sono ancora, mi vedo da solo, ok? Sì, sì, allora, messo anche lo schermo. Utilizzano qualsiasi mezzo per fare click, come è normale che sia il giorno d'oggi anche, no? Qualsiasi post, qualsiasi pretesto, anche di cose gravi, qualsiasi cosa, e questo pretesto qua, che interessa in realtà a tanta gente, non viene utilizzato. Cioè, non si parla di questa cosa che è un tema che interessa molto in realtà. Ma fanno questi angolini qua, fanno si deve evitare di parlare di quelli, perché sennò fanno questi trafiletti qua piccolini. Vi pongo anch'io quello questo bellissimo dubbio. Poi si può essere, a me piacerebbe che i giornalisti dicessero: noi siamo a favore del fatto che il Sassuolo sia Reggio. Sarebbe anche un'opinione, sarebbe interessante sapere. Prendete un'opposizione, una posizione. Esatto, questo che chiederei, no? Diciamo che prenderebbero dei vaffanculo a sacchi proprio. No, guarda, purtroppo non è così, nel senso che ci siamo noi a Reggio che la pensiamo così, ma molti altri non la pensano così, e questa è la nostra battaglia che portiamo avanti da tempo, però non è detto che per forza tutti siano dalla nostra parte, anzi, se tu metti un post, delle volte spesso arrivano pareri di diverso tipo, contrario, nel senso che c'è il tifoso del Milan, della Juve, dell'Inter che interessa la reggiana, purtroppo sì, perché sono fondamentalmente degli opportunisti, loro vedono l'opportunità di avere la propria squadra comodamente a Reggio Emilia, se no se ne devono andare a Milano, ma non gliene fotte niente del Sassuolo, quello è poco ma è sicuro. Visto dal punto di vista del Sassuolo, giusto, sono opportunisti, esatto. No, pensavo loro, non è una critica, nel senso che c'è gente che... Sono opportunisti. Purtroppo adesso la Serie A l'abbiamo vista poco, in altre piazze dove tifano una squadra della propria città l'hanno vista per tanti anni e hanno avuto modo di avere molta gente come noi che tifa solo una squadra. Non è un'abitudine, purtroppo. Cioè, l'abitudine è arrivata in realtà da qualche anno, ma no. Negli anni 80 non c'era nessuno che tifasse solo Reggiana. Bomber, mi date ragione tu... No, questo è veramente no, vissuto. No. Tu andavi in piazza, 100 persone chiedevi su Ateneva, il 90% Milan Inter Juve. Adesso l'88%. Esatto. Ma c'hai visto che tu sei uno degli storici della Curva Sud, non per età ma per militanza, come hai visto la partita di ieri che dava un po' la parvenza delle vecchie partite anni 90, no? Col tifo caldo, con finalmente degli ospiti da poter confrontarsi e offendere. Bello. Ma anche per le televisioni, io purtroppo sono costretto a guardarla in TV perché sono a Berlino, però anche guardare una partita se non c'è nessuno nello stadio, anche la partita può essere la più bella del mondo, ma non è affascinante. Invece, quando sono due tifoserie. Esatto, chi si offendono, ma anche il bello che si sentono le offese da parte dell'altra, il gestarci a un gol, quello è il calcio. Io sono un po', mi dà fastidio sentire questi giornalisti che si indignano quando sentono cori offensivi, cioè quello è il calcio. Se non vi piace andate a vedere la pallacanestro. Sì, andate con Olmi a vedere la pallacanestro. Si offendono, sì. Esatto. No, ma si offendono anche lì, quindi non. Si indignano alla gente che offendono lo stadio, poi vanno per strada, uno li taglia la strada e lo manda a fanculo. Ah. Quindi voglio dire, fanno i fenomeni. Massimo Povesi da Parma che ci dice: noi pensiamo che la Reggia dovrebbe giocare a Sassuolo. Però guarda, che non sarebbe una brutta idea. È un'idea. Andiamo a rompere i coglioni a Sassuolo. Esatto. Io vado allo stadio in bicicletta. Se 7.000 reggiani vanno tutte le domeniche a Sassuolo, il comune di Sassuolo dopo poi c'è. Io Massimo, più che lo stadio, in questo momento invito il presidente americano perché vorrei riaverlo.
sta dando grandi soddisfazioni, diciamo. Per adesso Charlie, poi ma adesso visto giocherà, che ma vincono il campionato a ho mani capito, basse, ma no, dai. dai, però non gli avevano detto che c'erano le retrocessioni, gli hanno fatto lo scherzo, cioè non si fa così, però c'è cioè uno compra una squadra, non gli dice che ci sono le retrocessioni, non si fa così. Di diritto giochi sempre in Serie A. No, no, ma è che Sky dice adesso basta fa una serie B, pagare. loro essendo abbinati a Sky da sempre, sono andati in B perché c'è Sky in B adesso, per quello Esatto, tutte le se squadre, Caressa li esatto. segue direttamente. Sì, però c'è un problema, eh. Adesso scherza anche la C, allora rischiano anche quello. Se non esageriamo che fra 2 anni poi siamo in fallimento, loro sono No, no, già cioè, così come non sempre. possono, Non è che andare giù, dai, non possono. ha Comunque, buttato 8 là, milioni a vincono il Donnarumma. campionato a mani basse, dai, No, no, qui continua a dire parlando acceso, mi ha seriamente. servito a mani basse. No, no. Sì. Cambia Mangia quello, cambia quello. avevamo speso 20 milioni di euro. Comunque, Ma, sì, la squadra ho capito, però in campo vai svadnevi di non no, devo. no, 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 vinceranno Però meglio. facciamo un appello anche a Povesi, visto che Cerre che è uno dei gestori di Gradoni Granata. Non potete, anzi, iscrivete a quelli che gestiscono le pagine Mai Stati Cesenati, Parma Reggiana Mai Stata Storia, perché è da tempo che non riceviamo post di offese reciproche e non vogliamo che questa cosa si smetta perché è una bella cosa, si fa anche ridere, però insomma la Reggiana vince, ma tirate fuori qualche argomento per... o oh no, Cerri? Esatto. Però non sono Mai stata... tante le pagine dei tifosi, in realtà le realtà nostre non sono così tante in giro, delle volte cerco di realtà simili a Festeggia o Gradoni Granata, ma non sono molte le altre squadre del nostro livello che hanno queste pagine. Il Modena addirittura credo non abbia neanche la squadra, il sito ufficiale, non trovo un sito ufficiale del Modena. Quando perdono mi piace andare a vedere i commenti, non lo Su trovo. Facebook non C'è la c'è. tana giallo-blu, c'è la Facebook. tana giallo-blu. Ah, Ah, dovrebbe essere Modena FC 2018. Adesso provo a guardare ok. se Ma la c'è pagina la... ma non ufficiale su è... Facebook non c'è più. Non c'è. Ah, l'hanno tirata Non via? è aggiornata. Vai sulla Credo sia tana. su Instagram ci sia Già forse, ma su Facebook. la tana ti ricorda qualcosa. Vabbè, fa lo stesso, dai. Giallo-blu però. L'ha bruciata, Vabbè, no. già, vedi che capisci. Terry, quando uno è veloce, veloce. No, non in quel senso là, però a capire. Il bomber sta ancora ormai. pensando, non c'è qua. Non voglio disturbare, non voglio disturbare. Ma avete già parlato della quadratura del cerchio della squadra che sembrava distrutta nella partita di ieri? Io in Anche realtà se non ero così l'avessimo fatto, contento, rifacciamolo. Che uguale, va Rifacciamolo. bene. Voi eravate così contenti delle prestazioni fino ad oggi? Noi abbiamo vinto ed ero contento. Ovviamente io quando vince puoi giocare anche da schifo e va benissimo. Però positivamente, cioè questa squadra qua vedevo che poteva dare di più e adesso finalmente ieri ho visto nuovamente quegli sprazzi che ho visto a Pescara e che ho visto col Modena. È vero che abbiamo giocato una squadra aperta, però è anche vero che Rossi e Cicarini in campo Che bello, sono una bella storia, ragazzi, che bello, se che riusciamo a tenerli. bello. Abbiamo visto di Come peggio, li hai visti che anche a Siena? bello. Sì, però noi siamo no, a Siena, Rossi e Cicarini insieme, sì? No, Sì. Rossi, no, insieme no, però gli sprazzi di gioco, la squadra comunque ha Sì, però a un'identità, tratti, la squadra ce l'ha a tratti. un'identità, è innegabile, La poi sta dopo è trovando logico che sempre ci di sono più. le Secondo partite che me può nascono in dare una di più. maniera per dire nascondere Secondo me ha un potenziale notevole questa Sì, squadra, è notevole, ma alla dovrò grande, ancora ormai capirlo. una Secondo squadra che se non entra in Serie C. Diciamo che i piedi ci sono, me. piedi e testa quest'anno non possiamo dire di non averli, perché solo se No, no. guardiamo Rossi e Cicarini, cioè, dai la palla loro, attrezza, dai la palla loro, sai già che il Io cervello li quando porta. gioca Cicarini da solo davanti alla televisione mi metto a ridere quando c'è la palla Cicarini perché è talmente grossa la differenza che c'è quando ha la palla lui, quando la gioca, la vedi proprio che è avanti 3-4 Ma quando schemi calcia il rispetto agli pallone, quando calcia il altri, pallone, che sembra che non lo tocca neanche, fa 40 metri, ma vado da matto. incredibile, Fa incredibile. un altro sport, Cicarini, rispetto alla Serie Poi C. abbiamo pure già in Ieri ha campo, fatto eh. una finta, un giocatore che l'ha mandato proprio, gli ha spostato il pallone un attimo prima che arrivasse, questo qua, ha Com'è che ha fatto? Com'è? Non lo so. Ha calciato, cioè, ha sentito la Ha palla. sentito Infatti, quel succede che vengono rumore. espulsi, che non provano più la palla, beh, con la gamba. E quindi, no, È andato. Ah, poi è Leggiamo un po' di furbo anche messaggi. questo tema. Allora, Marco Rainieri, la Reggiana di 2 anni fa era partita con la speranza di andare ai playoff. Rivedetevi le interviste di Tosi e Luca Quintavalli.
Piedi a terra e tanto lavoro si continua così. Salutiamo Simone Franceschini. Paolo Castagnetti, a me fa paura il Modena. A voi, Cerri, ti fa paura il Modena? Allora, io prima di Franco Tosi, che adesso ogni volta che parla di questa cosa dice che lui diceva già dallo scorso anno che era meglio del Modena, in realtà il Modena ha comprato dei giocatori, noi non li abbiamo comprati perché ce li avevamo già, quindi la squadra nostra era già forte, abbiamo aggiunto qualche buon innesto ulteriore e non ne ha sbagliato neanche uno, Doriano Tosi quest'anno, se l'altro anno li ha sbagliati tutti, quest'anno ad Ne ha sbagliati oggi tutti. non ho ancora visto, non ho visto neanche un errore. E io non faccio cambio. Se me lo chiedete, io non faccio cambio, non faccio cambio difensori, non faccio cambio centrocampisti, non faccio cambio neanche attaccanti, perché per me Zampaolo in Serie C è l'attaccante più forte che c'è. Trovatemene uno migliore. Quelli che lo criticano guardano la Champions League, forse, ma in Bravo, Serie c'è. C come Zampaolo non ce n'è. Io non ne trovo come Zampaolo, o forse allo stesso livello, ma di gente No, no. buona, la gente buona va in Serie B, la gente buona buona. E in Serie C hai quel livello lì che è per la Serie C è altissimo. Non ne trovi di meglio di L'unica Zampaolo. cosa, ragazzi, se Andiamo posso a un dire, livello. l'unica cosa è che il Modena a gennaio ha le risorse finanziarie per buttare dentro un paio di milioni di euro per anche cambiare la squadra. Ecco, è l'unica cosa Ma quella lì non che è mi detto che i fa. soldi cambiano. A No, gennaio no, 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 non io dico solo che hanno quella possibilità lì, che poi dopo che sì, tu la puoi assolutamente. sfruttare o meno è un altro discorso, però quella Sai possibilità qual lì è ce il l'hanno. punto? È che torniamo al discorso di prima. Il Modena Veramente. comunque è un'ottima squadra, quindi, e sta dimostrando di essere un'ottima squadra. Arriverà. Però gli è già Infatti, capitato che è già passato dal buco della serratura anche già un paio di volte, perché anche in casa con la Lucchese erano già lì con i fucili spianati, il 90esimo, poi dopo è successo quello che è successo, però però Bomber, il tasso tecnico piano piano salta fuori, sì, vabbè, ho però. capito, però forse di piano piano, dopo ciao. Ah, Allora, oppure il spero discorso che non è quello. salterà mai fuori. Ho capito, ti sto dicendo, il Modena è una gran squadra, però secondo me, onestamente, Cerri, io non faccio cambio, io mi tengo la mia, poi No, beh, dopo, sicuramente. poi Ma metto io la l'ho parte detto solo difensiva, la come posizione di possibilità, tutto. Bomber. Sì, Bomber, sì, io sì. l'avevo detto solo come possibilità e No, è basta. giusto, però a No, gennaio, in Serie C, il discorso è che anche con 2-3 milioni, non sono i milioni i problemi in Serie C, è trovare il giocatore giusto, perché anche se hai 10 milioni, il giocatore va in Serie B, quello buono buono, no? A meno che gli dai davvero una barca di soldi come faceva il Parma ai tempi in Serie C o il Venezia, quando mi ha fatto il Venezia, ma comunque non è facile, cioè, il nostro budget è già sufficiente per fare una gran squadra, andare molto oltre non è che hai molto più, e a gennaio in particolare non... di avere la fortuna di trovare i difficile. giocatori giusti. Tra l'altro lo sapete, vi do questa news perché me l'hanno detto ieri. Sapete chi viene a vederci molto spesso allo stadio? Lucarelli del Che stacca Parma. che sua, però. Io gli vado a tagliare le gomme. Un Perché? Vi piccolo spiego. Infatti, quando me simpatico, l'hanno detto ieri, mi simpatico. hanno detto: se andate in tribuna, vedete che c'è Lucarelli. Perché sapete che la Nini è di proprietà del Parma. Chiaramente la Ah, Reggiana l'ha preso in sì. prestito con tutti gli scatti. Diciamo che. Secondo me sfrutta È questa per la cosa Serie per C, venirci a gufare. per la C Esatto. quest'altro anno. Ascoltate un attimo, In ma Serie C lo la godono. Nini, voi dite che c'è il diritto di riscatto. L'altra sera ad Appuntamento Sport c'era chi aveva accompagnato il giocatore che diceva che non è un prestito secco. Chi ha ragione? No, un prestito con diritto di riscatto. Sicuro? Di ricatto anche. Figlio. Anche di ricatto? Quindi credo che alla fine della Reggiana, adesso non mi ricordo Se se è c'è diritto di il diritto di riscatto, riscatto è da riscattare now, è adesso. secco. Cioè, Però lo riscatta a fine alle... dell'anno. No, io, non ho, io alle 22 e 16 del mercoledì lo riscatto ora io, se ci Allora, fosse veramente. chiama Lucarelli, anzi la prossima volta gli dirò, signor Lucarelli, Dagli il la mio chiamerà numero, Olmi. Lucarelli. Dagli il mio Sì. numero. Andiamo avanti con i messaggi, dai. Luca Naldi, saluto con piacere il Bomber che è stato mio compagno nel secolo scorso. Ecco, Ah, qua grande, capiamo sì. Il anche mio compagno i della Reggiana. gusti Io non sessuali del esageriamo. Bomber. No, bene Noi non specificato. abbiamo niente Ciao contro, Luca. eh. Io. Noi non abbiamo niente contro a gusti diversi dai nostri. Io mi tengo Abbiamo i miei. accettato il Bomber con tutto, quindi ci mancherebbe. Non fate coglione, compagno di squadra. Compagno di Ah, boh. squadra nella Reggiana Ci Fergio mancherebbe. No, Giovanile. perché io Non è un stavo per problema. dire che la tana giallo-blu che intendeva Cerri prima è stata una grande scuola. Non Vabbè. incrociare le dita, Bomber, non incrociare le dita, dai. Cioè, Non incrociare saresti le dita. nostro amico lo stesso, perché noi accettiamo tutti, per l'amor di Dio. Viva la libertà! Quindi, bravo Bomber, che in un'altra vita ha Poi sei avuto migliorato, adesso è la altri Sandra, gusti. dai. Esatto.
Tommaso Teodoro, mi sono spiegato. Cappina, ragazzi. Mi sono spiegato male, volevo dire che c'è un quotidiano locale che non ha nemmeno scritto una riga della nostra magica regia in prima pagina, è normale? No, abbiamo fatto vedere la gazzetta. No, lo dice l'altro. Questo è Carlino. Carlino non lo fa, ma... C'è anche Carlino, c'è tutto. Carlino non c'è niente. Il Fatto Quotidiano. La rassegna sta per il bomb. domattina su Facebook da solo. Sì. Bob, stai sveglio. Il Gela il 30 ottobre compie 60 anni, porta una torta. Grande Gela, quindi... grande Gela, grandissimo. Grande Gela. Numero uno. Marco Casotti, dai, fatemi un commento sul bellissimo articolo della Gazzetta, l'abbiamo già detto. E noi due li diamo di mancia a quello che porta il caffè di Borghetti. Esatto. Lui, loro glieli danno però con i franchi francesi. Loro hanno ancora i franchi francesi. No, perché abbiamo parlato dell'aumento delle polemiche inutili, esatto. Quando la squadra va bene bisogna trovare delle polemiche inutili. Cosa ne pensi, Cerri, dell'aumento spropositato dei biglietti a Città di Colore? Tra l'altro ci sono state molte richieste da Findomestic che sembra che hanno rilasciato molti mutui per i biglietti degli istinti. No, chiesto a Cerri, non a te. Tesi un secondo. Scusa, chiesto a Cerri. Allo stesso tempo hanno fatto anche iniziative per i giovani. Quello è importante, al di là del rincaro dei prezzi per gli adulti, che è giusto, alla fine dobbiamo contribuire tutti alla regia, visto che la società ha tirato fuori i soldi e siamo primi in classifica, il prezzo è giusto che cresca un po'. Però i giovani dovremmo utilizzare il momento per coinvolgere le scuole, che l'hanno fatto, credo, però no? Stanno iniziando a coinvolgere, sì. E quello è importante, più dell'aumento dei prezzi dei biglietti, che ci sta, anche perché ha fatto i mini abbonamenti, se non l'hai fatto spendi 3 euro, 4 euro, ma non credo che abbiamo perso spettatori perché c'era un 2 euro in più, il problema è che c'era la Champions League, la gente al martedì sera dalla provincia fa fatica effettivamente perché venire giù dalla montagna il martedì sera non è come chi sta in centro, è diverso. E spesso si lascia un po' da parte questa cosa della provincia, che Reggio è molto lunga e bisognerebbe fare in modo di coinvolgere di più, perché la provincia è un potenziale enorme per noi e dobbiamo sfruttarlo meglio e non perderlo, lasciarlo a Sassuolo, alle altre province intorno. Comunque c'è stato comunque il record di incasso di quest'anno, praticamente 4.000, cioè togli 400 da Ancona, erano 4.600 i reggiani, quindi voglio dire, cioè, alla fine... Fossimo in un altro per questa anno, squadra, per questa squadra è ancora un pubblico da Serie C. Poi dopo con la squadra che è da Serie B, dobbiamo allinearci. Capisci, Cerri? Non vai sopra 5.000 e con data certo e basta. Chiuso. Che noi abbiamo delle persone con delle problematiche che accogliamo volentieri. C'è la candela che è rotta. Questi erano dall'altro anno, li avevo vicino al computer per le partite dello scorso anno. Esatto. Daniele Bonaccini. Hai preso tanto, loro. In questo momento posso dire una cosa a tutti noi. Chi non ama la Reggiana si lamenta, rema contro, più semplicemente rompe le palle, si perde lo spettacolo sul campo e la festa sugli spalti. Che stiano pure a casa a scrivere articoli e a parlare di Sassuolo Juventus. Noi ci stiamo divertendo un bel po', forza vecchio cuore granata. Direi che questo raggruppa... Anche perché uno che doveva venire per la prima volta, no? Ieri alla Città del Tricolore a vedere era questo Reggiana Ancona, credo che i 22 euro spesi nei distinti ne sono valsi per lo spettacolo, no? Offerto dalla squadra. Dalla partita, sì, sicuramente. Da tutto l'ambiente. Ne ho viste delle peggio l'anno scorso in B. Anche in D, ma dappertutto, ne ho viste delle peggio, fidati. Massimo Povesi, noi pensiamo che la Reggia dovrebbe giocare su solo. Già scritto, la legge 32, no? Tommaso Moratti, grande Tommy, vorrei fare i complimenti a Guglielmotti, ha lottato e corso come un matto per tutta la partita. È bellissimo, quando corre è bellissimo. Avete visto le gambe di Guglielmotti? È una potenza, ragazzi. Lui è un giocatore da B, cioè lui è uno che può fare anche la serie B tranquillamente. Bravo Cerri. Pallone Reggiano, il valore aggiunto del Ciga è il cuore che ci mette in campo essendo Reggiano. Sì.
Ah, sicuramente. Poi le bombe, comunque le bombe. Alla fine, no, perché sì. Il cuore va bene, però le bombe, cioè, alla fine. Non è vero, anche Scantamburro lo metteva il cuore. Anche Scantamburro. Ci metterei il cuore anche io, ma secondo me fa fatica. Esatto, no, no, mettiamo in campo 11 bomber e vinciamo sempre. Esatto, se fosse scena. Ho visto il primo tempo della Juve, non scappa. A suo scappare al bar, la Regia vince al 10-0. Gabri Olmi al Semonte la testa, al Giglio firma autografi a manetta. Anche erano cambiali, non erano autografi, erano cambiali. Erano cambiali, erano. Oh, bomber, bomber, mamma mia. E qua si è. Qua siamo andati a livelli alti. Scusa, no, qua. Cioè, è partita, sì, è partita la battaglia, sì, sì, sì. È partita grossa. Adesso mia, ma anziché il metal detector, la Madonna detector, sentite dei lavori clamorosi. Io non lo so, beh, insomma, diciamo non che sentito, ma non è, ma non, lo so, non me ne sono accorto. Mi no, risentiti, l'andrò a sentire anch'io perché stavo pensando un'altra cosa. Non comunque, la... dobbiamo. Mi segno, faccio un po' il va con Dio. Aggiungo un tema sui cioè, calci piazzati. Adesso parte una stampante. Qua ho detto va con Dio, parte la stampante di calci sui calci d'angolo. Comunque, possiamo migliorare perché stiamo facendo una marea di errori, dai, ripartono in contropiede sempre loro, non so se l'avete notato, secondo me questi sono quei punti in cui dobbiamo migliorare. Abbiamo passato un periodo che tirava in più basso, io non tirei due eight, così così fanno due gol, quindi sì, hai ragione, bisogna stare da anche perché abbiamo tre centrali forti. Tre centrali forti e Zampa, abbiamo della gente che di testa il gol lo fa, poi abbiamo della gente buona a tirarli e li tira sempre da cane, non so, vabbè, scusa, era uno sfogo. No, no, giusto. Beh, in momento, dobbiamo trovare, io voglio vincere 5-0, non 3-1, non mi basta. Io concordo. Io devo fare un appello alla Reggiana. Tutti i 30 anni che ha visto, capito? Il bomber ha fatto un appello dopo un minuto e mezzo, io faccio un appello adesso, ragazzi, io comincio ad avere una certa età. Non ce la faccio più. Fatemi due gol i primi 10 minuti e poi una partita noiosa da sbadigli il resto per 90 bello. Minuti più recupero. Io non quindi ce la posso guardi... fare. Almeno fatemi provare fai... una volta questo. Sì, zapping. Sì. Fai zapping a guffare le altre, quello è esatto, esatto. 2-0 3-0 zappi a guffare. Vabbè, però a Siena è stato fatto, sì. Antonio Mele, dopo la corsa di ieri sotto la Sud, quanto prima scappo ospite a Severi Maggiusti. Sì, e vi facciamo vedere anche un filmato che ho preparato. Spero che sia venuto bene perché ho dovuto prepararlo in fretta e furia e la qualità forse non è l'hai fatto bellissima. Male. Sì. E lui si è l'ho fatto a uncinetto. Spero che sia venuto nonna, bene. Ha messo sua nonna con la telecamera e lui la cura. Esatto. Andiamoci a vedere questo filmato così capiamo il perché. Il tocco nello stretto per Scappini, alla di rigore, Scappini fino in fondo, la chiude Stefano Scappini, 3-1 Reggiana che rimane in vetta alla classifica e vola al Città del Tricolore, 3-1 e Scappini va a abbracciare Matteo Voltolini, ma soprattutto va a prendersi l'abbraccio della curva col sigillo su una vittoria che pesa tantissimo in classifica. Reggiana sorride e festeggia anche Stefano Scappini che si sblocca alla 10ª giornata trovando il primo gol della sua stagione ed evitando un finale da brividi della Reggiana che ha colpito Scappini! Stefano! Scappini! Stefano! Scappini! Intanto ho fatto il montaggio tra i Leve Sport e Video in Curva, pelle d'oca al bomber. Era fuori gioco netto, tra l'altro, direi, però direbbe Sebastiano. Anche il primo e il secondo sono in fuori gioco.
Non dire queste cose al bomber, che abbiamo una cena ancora che mi deve pagare a caviale, ripeto, 8.000 euro di caviale che non mangerò La perché mi pagherò impazzisco. volentieri, magari a sentire il mio racci del caldiso. Però, Io al di là di sono. questo, spezziamo una lancia a favore di Scappo, che per noi, soprattutto per chi già si sa, pagina di Face Regia, abbiamo sponsorizzato 1.000 volte perché il ricordo della promozione con lui è stato incredibile. È un po' anche l'amarezza di non averlo visto in Serie B. Cioè, Scappo ha in questo momento a disposizione non tantissimi minuti, perché chiaramente davanti a lui ha tutti i giocatori che stanno facendo non bene di più, però ha dimostrato ancora una volta che quella piccola opportunità che dà il mister, perché sta dando a tutti più o meno, l'ha sfruttata benissimo, no, Cavazzi? Sì, ma tra l'altro è stato secondo me un gesto veramente liberatore. Adesso, quando i giocatori baciano la maglia, sono quei gesti che a me non è che facciano mai impazzire, ma proprio di principio. Però in questo caso, forse perché io ero in curva e l'ho visto proprio, cioè, si è commosso davvero, adesso non è uno scherzo, cioè, si è veramente messo quasi a piangere ed era commosso, perché secondo me ha liberato veramente tanto. Tante cose che aveva dentro e le ha tirate fuori in quel momento lì. E quindi è stato un gesto, secondo me, in quel momento lì comunque sincero, quindi quello che ho apprezzato e quindi insomma, mi ha fatto piacere vederlo così veramente emozionato e mettersi quasi a piangere. È stato, insomma, secondo me è un gesto veramente sincero, quindi È stato bello, dai. è stato veramente bello. E poi rimane un gran giocatore. Sì, E per il ma possiamo gruppo è. capire, ragazzi, quello che ha passato 2 anni fa. Se non avesse avuto quel problema lì, era uno che faceva 20 gol come ridere, perché quell'anno lì toccava la palla, faceva gol, era impressionante. E dopo lui ha avuto quel problema lì, e dopo non l'hanno rinnovato, è stato dato a Modena, poi dopo anche là ha avuto qualche problema. Insomma, comunque si è adattato, rimanuto è rimasto a Reggio a fare sapendo di fare essere nella rosa delle punte, quindi dopo di conseguenza non è che giochi, potendo lui volendo andare dall'altra parte a giocare quando voleva, Quindi secondo me lui ha voluto rimanere a Reggio ed è serio e tutte le volte che è stato chiamato in causa ha dato il suo, tutte le volte. Poi lui nell'area che indaffella, l'area lui è devastante, l'area è devastante. E non Mi dai una solo mezza lui, parola. anche Sorrentino, anche Anche Sorrentino è Sorrentino, fondamentale, bravissimo, che è bravissimo. stato molto importante che abbiano segnato anche loro, perché sono coinvolti anche Sì. loro, e per il gruppo queste cose qua sono molto importanti, quando vinci va tutto bene, ma in ogni caso il gol ti fa sì che anche se stai in panchina una partita non soffri così tanto, né lui, né Ma poi hai Scappini, né visto com'è Sorrentino, né Scappini. risultato sia col gol di Sorrentino che con gli Scappini, proprio tutta la panchina è entrata in campo, perché insomma alla Comunque, fine sì. non che Anche con gli Sorrentino, Zamparo non torniamo. sono entrati in campo, ma i più abituati, perché logicamente segna di più, gioca di più. Torniamo al discorso Doriano Tosi, altro Sorrentino, a me pare un altro bel acquisto. C'è Uno che in un'altra molto, reggia, una reggiana degli ultimi 10 anni sarebbe stato titolare proprio buttato in campo. Innamorito. Guai a Appunto, togliere il ne davano due di diamante. maglie, ne davano No, due lo di mettevamo maglie. sotto dentro una teca, non toccatelo. Esatto. Era tipo un carbò, no? Poteva essere tipo un carbò con una vecchia squadra. Cioè, giocatore comunque Ma io mi rapido e riferivo importante. Ah, a Gianni dell'epoca Barilli? Bramigliani. Ah, lo sapevo. Sì, lì Ah, l'avremmo ok. Arriva con davanti e scantamburro. dietro un vessuto e con la genitalia in sostanza. Con a fianco Scantamburlo. Esatto, scantamburro c'è la sinistra. No, l'unico giocatore che si ricorda è Scantamburlo. E ce ne sono stati i giocatori scarsi a Reggio, Anche cioè peggio di scantamburro, cioè, perché di quella di De2 scantamburro era anche bravo non come centrocampista. è. Di due giocatori più scarsi della Reggiana, tra Barigliana oppure anche andando anche un Non me ne pochino più. ricordo Avevamo fatto neanche uno. Il È concorso sulla squadra peggiore l'avevamo fatto vero, è di vero, è stata bella. Gennaro, che aveva vinto uno dei premi più importanti, un di Gennaro centrocampista, mi ricordo. Poi una difesa, ma dovrei andare a ripescarlo. Vai, La faccia del di bomber. quelli Guarda che che di non te ne Gennaro ricordi, era sono di stato un quelli po' che non te ne ricordi ingeneroso. neanche, onestamente, sono di quelli No, che. sì. Magliocchetti forse c'era anche in difesa, non vorrei offendere nessuno poi perché sono tutte persone che sono impegnate nel loro Ragazzi, lavoro, ecco, no, poi anche perché uno poi grazie a fa quel che Magliocchetti può. non sei finito in Serie D, quindi No, Magliocchetti ho per fatto uno tutto. salvataggio mostro. Cioè, diciamo grazie alle traverse e ai pali e al culo più che Sì, no, beh, cioè, soprattutto l'ultimo che hai detto, ma Giorno comunque l'ultimo, quello plexiglass nella porta. Il plexiglass nella porta, l'avete visto voi? Ma c'era il plexiglass nella porta.
non entrava, rimbalzava sempre, non si sa perché. Andrea Cocconi, Bomber, se la gente contasse andrebbero bene anche 5.000. Sì, sì, non dico di no. Ma attenzione, quei 4.000 che ci sono, sono tanta roba, sia chiaro, tanta roba. E sono orgoglioso di essere reggiano, io, assolutamente. Però dico che Reggio Emilia, non solo i tifosi, qualche d'un altro, magari che qualche sportivo che pensa di essere sportivo, che dice se mi piace il bel calcio. Io li detesto con tutto il mio cuore, veramente, con tutto il cuore detesto. Quando sento dire... Io sono sportivo, mi piace vedere il bel calcio, io vado nei matti, io mi esco gli occhi dalla testa. C'è di quella gente lì, Beh, insomma, parliamoci chiaro, chi è tifoso della Reggiana come fa a staccare da San? A Pumia. Intanto, se sei tifoso della Reggiana negli ultimi 20 anni, non hanno il bel calcio. Su que- no, quindi già lì, no. Ma un tifoso della Reggiana, un tifoso della Reggiana, ragazzi. Diciamo che come dice Cerri, gli alcolici, le sostanze superfacenti hanno alleviato il dolore nel percorso di un tifoso medio della Reggiana. Bomber, tabò. Forza Reggiana della Genova rosso-blu. Adesso faremo vedere uno striscione che hanno esposto tra l'altro anche in curva del Genoa. Bello, perché dobbiamo parlare anche di Sassuolo, visto che è una guerra che sia la nostra pagina di Face Reggia che Gradone in Granata, sul web stiamo facendo da tanto, e dopo Cerri ci dirà anche la sua. Massimo Montanari, ciao ragazzi, anche oggi ho accompagnato i bambini in una scuola in passeggiata con gli asinelli. Ho regalato a tutti il braccialetto Forza Reggiana, erano felicissimi, commossi. Io continuo a seminare, dai Candò. Grande Massimo. Fantastico. Ce ne fossero, di persone. I bambini, come quello di Face Reggia, che avete messo il logo, che con i bambini che avevano detto alla Reggiana: se fate l'abbonamento, fatelo com'è. Bello. Come esatto. Dicono. Però possiamo dire anche che a Massimo, anche noi facciamo il nostro, perché anche noi di asini ne abbiamo. Le portiamo in giro anche noi. Le portiamo in giro. Chi si ricorda di Domenico Tanzi, lo stopper? Ci dice Antonio. Beh, lui me lo ricordo, sì. Mi ricordo un gol tiro a giro che diceva che aveva ti ricordi col Prato, il tentativo di cross Prato, andato 3-2. Nel 7 dall'altra parte 3-2, no, scusa, però voglio dire Olmi, come fa a ricordarti una roba di 30 anni fa? Ragazzi, quando uno diventa vecchio, si ricorda le cose di tanto tempo fa e cosa ho mangiato stamattina a colazione non me lo ricordo. Cioè, è l'Alzheimer. Purtroppo c'ero anch'io, io ho iniziato ad andarci 5 anni e 6 anni a Reggiana, quindi c'ero anch'io anche quella parte. Purtroppo dico, perché anche io ormai l'età cresce. Non ti sei salvato. Tanzi non è, in realtà non era così, era un per sé, non era certo esaltante, ma ne abbiamo visti di peggio, dai, comunque, anche in seguito. E poi comunque Mauro Becchi, bello anche l'abbraccio tra Zampare e Scappini a fine partita. Massimo Lazzari, ciao a tutti. In casa Lazzari non si tifa nessuno squadrone, ma si tifa solo Reggiana. Saluti da Massimo, Luca e Sofia, grandi. Grandissimi. Nessuna squadra strisciata. Io farei tornare anche Ardemagna a gennaio, ci dice Massimo. Se parla del Parma. Del Parma farebbe tanti gol. In Serie B è tuttora il miglior marcatore di tutti i tempi della storia. Quindi esatto. L'americano lo compro subito. Ricordiamo che Ettore Marchi venne a Reggio da noi, non fece gol neanche con la matita, l'anno dopo andò a Gubbio, ha vinto come capocannoniere. Marchi ha fatto capocannoniere quasi tutti gli anni tranne che il nostro. Quindi... Posso dire che Colucci lo faceva giocare alla destra, io voglio bene, allora vabbè. Diciamo che si è anche fatto male subito e l'hanno curato da bestia, quindi... Bomber, bravo, non con la scelta era sì, eravamo perfetti. allora andiamo qua, eccolo Paolone Reggiano. Quindi quando verrò in trasferta al Giglio per Reggiana Cesena dovrò fare in banca, cosa dovrò fare? Passare in banca a prendere mutuo? Sì, cresce ogni partita, cresce. Più vinciamo a fine anno 200 euro la curva, sembra.
C'è il passo, c'è l'interesse, ragazzi. No, non penso che così. Però io alla società ti ho detto, io un abbonamentino gli ultime 5 partite, proviamo la febbre alla gente, lo facciamo, dai. 170 euro a biglietto, bravo, ma no, proviamo la febbre alla gente. Ma no, per fare un abbonamento 40 euro in cura, 55 nei distinti, 5 partite. Cari italianini, ma Di Gennaro segnò il 3-1 contro il Pescara 30 secondi dopo essere entrato, grande Di Costanzo, fenomeno italo-francese. Grande Di Costanzo, io vedi il mio prima cervello. Ancora, Domenico con Ancelotti, tra l'altro ha scritto un libro Ancelotti e ha detto che quando è arrivato a Reggio era tutto carico, poi a un certo punto si è girato, ha visto che aveva intorno a sé Di Costanzo e un altro, e Di Mauro. Non so se vi ricordate, si è messo le mani nei capelli, chi mi ha portato? Meno me che le Colucci e cose, e Mazzola, se no... Esatto. Sì, c'è Fausto Bartoli, Olmi, ma ieri non dovevamo fare gol nei primi minuti, non capisci un cazzo di calcio. Perché non capisco un cazzo di calcio, questo qua lo sanno. È appurato. Questo qua, tu quando parti, parlare di calcio, tu devi partire, Olmi non capisci un cazzo di calcio. La mia era una speranza, io non ce la faccio, non, io non voglio, voglio arrivare vivo alla fine dell'anno. Voglio sbloccarla subito? Sì, poi io voglio sbadigliare. Si decidono sempre di più alla fine, comunque parlando seriamente di calcio, invece ormai le partite si decidono sempre dopo il 60esimo con i 12 cambi a disposizione, e noi lì siamo forti, infatti. La Reggiana quest'anno vince le sue partite al 92% nel secondo tempo. Cioè, questa è una statistica. Sì, Bombo, stai calmo. L'hai detto tre giornate fa, ma stai calmo. No. Ma cosa sei? Hai Mondiana tu? Sei a Mondiana? No, hai Mondiana ce n'è uno, quindi... Vuoi che ti chiamo Alvini? Come vuoi che ti chiamo? Ancelotti? No, non chiama niente, sono Gianluca. Alvain. Chiama Alvain, chiama. Alvain, no. Bomber, ti ricordi quando abbiamo perso a Verona l'imbattibilità lì sciò Marco Monti, ragazzi, ma siete vecchi. Marco Monti sì, era un terzino non troppo esaltante, abbiamo perso sì, però Gabri, prima c'era il messaggio interessante che vuole il Parma, vuole Diana, ecco. Sì, esatto. No, Lucarelli viene la macchina. Abbiamo adesso noi altro nostro bene, lo diamo sicuramente via. Abbiamo già venduto. Gira la ruota, Bomber, compra una vocale. Gira la ruota la Reggiana ieri, gira la ruota. Poi dopo, comunque il problema non è l'allenatore, dico gli amici di Parma, il problema è lo sappiamo bene noi, è la società, perché è Modiana, è una società che fosse stata quella di qualche anno fa, avrebbe fatto schifo anche lui. Ci vuole la società, esatto, dietro, ma il Parma è stato così anche da loro, lo sanno. Se c'è la società, i giocatori diventano buoni, l'allenatore diventa buono. Se non c'è niente dietro, è molto complicato. È solito discorso, è alla base che si fa tutto. Esatto. È la somma che dà il totale. Avete parlato delle lacrime del presidente alla conferenza stampa di Amadei? Avete visto la conferenza stampa che ha fatto in Immergas? Prima ha parlato il figlio, bellissimo, e poi ha parlato lui e si è commosso alla fine, ha parlato molto di più il figlio. Tra l'altro sentivo Lusetti che diceva che il figlio non è interessato alla Reggiana e tutto il resto. A me non è parso dall'intervista che ha fatto, lui parlava ai giocatori, aveva i giocatori davanti, gli ha fatto un discorso che neanche in un film lo vedi, non so se l'avete visto, ma è... Io l'ho visto con la moglie, il figlio di Amadei, l'ho visto con la moglie uscire, sì, non ieri, ma l'altra partita. Pensavo che avessi visto il filmato con sua moglie. Io ho capito così. No. Salutiamo la famiglia Amadei, non è con finché sono proprietari della Reggiana, evitiamo di dire queste cose. Dopo, vabbè. No, l'ho visto fuori dallo stadio, credo fosse sua moglie, penso di sì, e nessuno l'ha riconosciuto perché... Gabri. Allora, queste cose non vanno dette se non hai la certezza al 100%, no, perché ti ricordo che sono sempre i nostri proprietari, perché se per caso, dopo è un casino, dopo tornare indietro di quello che hai detto è un casino. Ma insomma, penso, comunque, ho visto il figlio di Amadei. Fine. È passato in mezzo ai tifosi con credo sua moglie a braccetto, ma è arrivato di nulla. Non devi, ma perché devi aggiungere quella cosa lì? Non aggiungerla. Tu hai visto lui? No, devi piuttosto.
Siete maliziosi. Siete maliziosi. Basta. E secondo me, come dice Serri, non è vero che non sia appassionato. È vero che il papà è parte in causa. Appassionato è super appassionato lui, perché ha presidente di prigione anche, quindi... E in più io ho visto il discorso che faceva i giocatori, a me sembrava lui il presidente, cioè lui ha fatto un discorso da presidente della Reggiana più che da sponsor, e sì, sì, a me è parso molto carico. Poi è chiaro che tutto può cambiare, però io sentivo da voi proprio Lusetti che diceva ma poi quando dobbiamo essere contenti ma tenere la testa bassa, perché può durare qualche anno, ma in lo realtà sai, lo sai che qua... Cioè, che cosa posso sperare da suolo che andare avanti è così per tutti, non è che c'è un presidente, che non c'è nessun presidente tutta la vita ormai, quindi godiamoci il momento. Ma noi abbiamo una società seria e un'azienda seria che va molto bene anche a livello di fatturato, cresce, e quindi questo è qualcosa che Charlie, c'era anche chi diceva che in Serie B era tutto a posto, non c'era nessuno che avesse dei problemi. Arrivo a un quartulto. No, ma te che fai il furbo? Hai comprato la caldaia nuova? Dovevi cambiare caldaia? Hai detto compro il mercato. Vado presidente, io le compro la caldaia. Non l'ho bella comprata, ma desan fa quando ho fatto la casa. Mi capite? È in mercato. Vogliamo vedere. Allora sei un mistificatore. Adesso quando compro la caldaia nuova, adesso... prendo il mercato. La prossima trasmissione metti la caldaia dietro. Ma il bomber è come quelli che criticano e poi non fanno il ti voglio bene. Prendi la caldaia e la prendo della Whirlpool. Non diciamo cazzate. Caldaia, io ho fatto tutto, ho fatto il ti voglio bene, ho fatto il reggiama, ho fatto il ti voglio bene come col destacco, ma siamo a caso te sempre. Tutto fatto. Cava, secondo me tra un po' ne parte un altro. Sì, è lì, ce l'ha lì, pronta. Lo stuzzicate. Non ho ancora capito che lo sto portando alla bestemmia facile. Basta tirare fuori, guarda, due o tre argomenti di quelli giusti. Io sono circondato da delle faine terrificanti. Allora, ma io sono un appassionato di questa trasmissione. Sono delle faine terrificanti. Non preoccuparti. Conosco bene la trasmissione. No, tra l'altro, complimenti ragazzi, adesso lo faccio io a voi, visto che sono l'unico, io vi seguo e siete davvero una bella squadra, siete piacevoli da ascoltare, davvero, visti da fuori, ve lo dico sinceramente. Grazie. Cioè, possiamo andare a vincere il campionato. No, il bomber ci sta, nella sua testa, il bomber in questo momento ci sta facendo una masturbazione completa, capito? In questo momento è carico ed è convinto delle sue doti. Senta, Matteo Tografi a Pontedera. Che doti, scusa. No, non lo vogliamo sapere, saranno affari tuoi della Sandra. Interveniva subito. Sono affari vostri. Andiamo a vedere, prima di fare la formazione, perché visto che c'è Cerri, questa volta lo portiamo dentro, gli facciamo fare la formazione anche lui. Esatto. Andiamo a vedere le prossime partite, perché la Reggiana ha... ha fatto così apposta. Allora del Pontedera non c'è, il Pontedera è già eliminato. No, il Pontedera non c'è, queste sono le partite che hanno messo in calendario. Ascolta, ma ti fai i cazzi tuoi, mi fai fare il mio lavoro. Ne ha tirato una piccolina, ve la siete persa. Allora, c'è la Lega Pro, dà gli orari adesso, ma non rompere i coglioni, la Reggiana posta le partite che ha. E come ancora da giocare con le lunedì? Ma sto facendo vedere le prossime partite. Stai zitto. Le prossime partite le lunedì. Allora, noi Pontedera... andremo a giocare a Pontedera. Che cazzo se ne frega, però, vero? Sono usciti gli orari e i giorni delle partite prossime, quindi finalmente si giocherà molto spesso di domenica. Adesso ci sei, Bomber, con noi. Ho capito, ma io ti stavo dicendo che hai fatto la schermata che è mia Pontedera. No, non c'è. Pontedera no, non ci piace. Io a un certo punto non ce la faccio più e mi rompo anche i maroni. Andiamo avanti con la trasmissione. Dopo lo rimetteremo dentro. Adesso vedo che Bomber ride sotto. Vabbè, andiamo avanti. Allora, lunedì 1 novembre 2021 alle ore 20, Reggiana Lucchese. Domenica 7 novembre 2021 alle ore 14:30, Vispesaro Reggiana. Quindi si incomincerà a giocare di domenica finalmente.
Giornata 14, domenica 14 novembre alle ore 14:30, Reggiana Cesena. Questa sarà una partita, secondo me, molto importante sia per quanto riguarda il pubblico, ma anche per la nostra classifica. Giornata 15, domenica 21 novembre 2021, Imolese-Reggiana, quindi andremo a Imola e si giocherà alle 17:30. Reggiana-Viterbese ci sarà la domenica successiva alle ore 14:30. Dopodiché hanno stilato anche le prime partite, cioè le partite del mese di dicembre, Addirittura. Reggiana-Fermana. Sì. Professionalissimo. Reggiana-Fermana il 5 dicembre, 5 Lavoratore. dicembre alle 14:30, Virtus-Entella-Reggiana il 12 dicembre, sempre alle 17:30, e domenica 19 sarà Reggiana Teramo. Sì, Credo migliore che andata. no, non vedi che c'è mercoledì 22 dicembre? No, fine del girone d'andata, Reggiana Teramo. Ah, vabbè, mamma mia, ragazzi, che lavoro! Ma te perché non vai con Franco Tosi in diretta a fare la trasmissione del lunedì? Tu sei. Diciamo le cose come stanno e basta, scusa. Dopo Lui iniziamo la pare che vai discesa. bene. Dopo che arrivi sul picco, inizia la discesa. Ci sono riuniti 3 giorni per fare così tante giornate, comunque lì il consiglio È di Tesserecisco, vero. ma sono stati lì. Ma cambieranno, vedrai che cambieranno perché va Niente da troppo lì. fare. E quindi così. Domenica alle 14:30, meno male. Magari. Esatto. Comunque avere Olmi in alto sulla destra è un po' inquietante, però lo Però le dobbiamo. trasferte le preferisco Certo, sempre di infatti. sabato. Perché avermi sotto dico delle cose peggiori, qua invece dico delle cose. Tanto le cazzate le dico sia sotto che sopra, di fianco, uguali. No, però siamo abituati allo schemino strano. Alle Ma comunque vediamo. dobbiamo fare la formazione, quindi direi che C'è una potresti funzione. darla. Esatto, potresti darla tu, Olmi. Ma visto che abbiamo un No, io ospite. voglio la sigla, io senza No, sigla. no, ma. Vuoi lanciare te la Sì, sigla, devo Cerny? fare. Com'è? La canto? Com'è? No, no, Ta, perché, devi. ah, aspetta, la so, aspetta. Ah, devo dire sì, ok. Signore e signori, la sigla della formazione. Troppo lunga, ho rimesso tutti i quadrati a posto. Siamo. Allora, partiamo con la formazione da uno che se ne intende di Così. calcio, quindi Cavaz, prego Cavaz. Pensavo facessi il solito scherzo Io stavo sul. già partendo con la formazione. Interroghiamo. Interroghiamo. Quest'anno veramente fare la formazione è sempre un dramma perché se l'anno scorso facevi presto a farla, a un certo punto addirittura, cioè no, facevi fatica ad arrivare a 11 volte, quindi quest'anno invece, ragazzi, fare la formazione è veramente difficile. Anche perché c'è Arriva. l'allenatore che si sbizzarrisce ogni tanto a Esatto, fare questo. gli prendono un po' di cose di grosseto, rivoluziona tutto e cambia. Non lo so, io continuo, il modulo che vince intanto non si cambia, quindi io vorrei più non rivedere lo schema di Grosseto, Contessa? Cos'è la possibilmente. contessa, ragazzi? Voi che siete contessa. Non lo so. Io ho avuto un qualcosina in allenamento, ma non dicevo che era gravissimo, solo che è capitato la settimana scorsa e allora sai, nella settimana dove c'hai 2 partite, la salta di 2, ma Certo. penso che dovrebbe rientrare lunedì, anche perché per No. noi è Lo dico perché importante. per giocare col 5-3-2 abbiamo bisogno di Contessa e Sì, William lui è Bonucci, che Anastasio, altrimenti. va bene Anastasio Anastasio, sì. da vedere ancora bene. Ma sì, lo Io so, ma non. lui ha avuto anche lui dei problemi, è andata a Cesena per la pubalgia, dopo è andata via, penso, e adesso sta Ha giocando, ma lo stanno monitorando. fatto una promozione a Monza, quindi è anche lui uno di qualità. Bisogna vedere a che punto è. Poi non so, a livello offensivo mi sembra uno che è Spinge. interessante. Ho dei dubbi di difesa, ma insomma è uno che ha fatto una promozione, quindi vabbè, tutto Contessa qua. comunque stava facendo un campionato strepitoso, eh. Sì, Contessa sì, è molto. Tra l'altro devo dire che a me non è che la prima esperienza a Reggio mi avesse entusiasmato, quindi avevo qualche dubbio, pensiero quando è arrivato a Reggio, invece devo dire che mi ha, cioè, smentito Il veramente famoso alla grande. discorso delle Il società discorso di dietro che prima. c'hai. Assolutamente vero. Comunque, tornando alla formazione, Vai. vabbè, Voltolini in porta, Rozio, Luciani e Camigliano. Sì. A destra Guglielmotti, a sinistra Anastasio, anche perché insomma penso che
hai dato via Favale perché non aveva le caratteristiche, hai preso Anastasio, insomma, penso che le caratteristiche per quel modulo ce le abbia, quindi, e poi mi piacerebbe vedere dal primo minuto la partita intera. Cigarini, Favale che tra l'altro sta facendo un bel campionato a Cesina, come... Io sì, beh, ma Favale per me insomma, è un ottimo giocatore per la categoria, però evidentemente insomma, non entrava nei piani, o comunque forse anche lui voleva giocare, aveva la certezza di giocare. Comunque, vabbè, è andato. Ah. E in mezzo al campo, Cigarini, Sciaudone e Rossi, e davanti Lanini Zamparo. Facile, facile. Bro. Esatto. Vai, Cerri, con la tua. No, sono d'accordo anch'io, nel senso che continuerei con la quadratura del cerchio adesso. Magari più avanti puoi fare più cambi, ma adesso che hai trovato, sembra, speriamo, la quadratura del cerchio, io continuerei a centrocampo. I nomi. In mezzo, Sciabone in mezzo. Ma la formazione che ha fatto il Cavas per me è quella lì che devi fare più o meno. Adesso puoi cambiare poco. L'unica cosa è la Drezza, che lasciarlo molto in panchina può essere un problema. Però anche lui è difficile da trovare come collocazione perché non puoi metterlo assieme a Rossi e Cigarini. Cioè, la formazione mia è come Cavaz. Poi però mi pongo delle domande sui cambi, perché poi non è che puoi far giocare sempre gli stessi, gli altri si arrabbiano, scusa. E quindi bisogna valutare un po', e i giocatori sono quelli che sappiamo, come appunto Radrezza è uno che devi far giocare, e però devi togliere uno tra Rossi e Cigarini, perché insieme tutti e tre diventa un po' problematico. Diciamo che in mezzo al campo per me Sciaudone è un giocatore assolutamente indispensabile per caratteristiche, e quindi di conseguenza se giochi a 4 ne gioca un altro, se giochi a 5 ne giocano due, ma dei 3 uno giusta sempre. Muroni Cigarini, però è bravo, anche Muroni, no, è... Muroni a me piace, tantissimo, a me piace tantissimo Muroni, però hai perso dal Pinto, Pinto che era l'altra alternativa. In certe situazioni del Pinto però era un giocatore molto importante, in certe fasi della partita è un giocatore importante, averlo perso, però i cambi li abbiamo fortunatamente quest'anno. Comunque c'è Alessandro Morini che è tornato a mandare i messaggi, e ti dice Cerri, grande Alessandro, che bello. Che l'importante è che giochi sempre Lanini, vedi il gol che ha segnato il vostro Zamparo, giusto, il perché se Zamparo ha fatto gol è merito solamente l'unico giocatore insostituibile, questo è l'unico giocatore che non abbiamo un cambio in questa squadra, è Zamparo, bravo. Vorrei far notare che se Lanini ha potuto puntare l'uomo uno contro uno, un qualcheduno è andato a prendere il pallone a 3 metri d'altezza di testa. Oh, ma quello non c'è. Se non ci va, il pallone è per l'Ancona. Chiuso, no, ma io lo dico finito. Proprio come ruolo, anche al di là della qualità. Ma infatti, piace, ma il gioco, esatto, c'è il giocatore caratteristiche. Infatti, tu hai 5 attaccanti, uno diverso dall'altro, tutti diversi. Esatto. E quindi ognuno ha le sue caratteristiche. Ma cioè, questa. Questo è una crociata con sto ragazzo, non so cosa gli abbia fatto. Ma guarda che poi adesso il problema è sempre che basta un commento negativo e tutti, in realtà la maggior parte a Reggio lo stimano, tutta questa cosa che ogni intervista Tosi ripete, che tutti ce l'hanno con Zamparo, ma Zamparo a noi 5 piace, e credo che la maggior parte dei tifosi piaccia, poi ci sono quei 30 che postano su Facebook e tutti leggono quel post lì o quel messaggio lì, ma Zamparo è buono e lo sanno tutti, chi fa la Reggiano lo sa. Ma c'è anche tanti che hanno ancora il pregiudizio invece l'anno scorso. Diciamo che sono le tifosi che si ricordano l'annata vecchia e quindi si fa fatica a scordarsi. Però noi guardiamo il presente, se fa bene, lo diciamo. Io mi ricordo le annate vecchie, però allora Zamparo da no, è gente giovane, sì, o è gente giovane o è gente che guarda la Champions League, ripeto, perché ditemi il centravanti migliore in quel ruolo degli ultimi 20 anni della Reggiana, chi è stato? C'è stato Ruopolo forse che ha fatto bene, sì. Chi c'è stato ancora? Il Mondi, eh? Ma mi quel ruolo lì? Rossi, ha fatto Rossi. Borno ha fatto male. Un giocatore diverso, sicuramente. Forse poteva far bene anche prima che ha scritto Scappini tutta la vita. Ma Scappini io lo adoro, quindi voglio dire. Un giocatore diverso. Ma il giocatore è come che Paragoner, la cioccolata e la crema, mamma mia, Science. Sono buone tutte e due, però una è una cosa, una l'altra. Due, ma è diverso. Allora dico, alla fine, cioè, ha giocato Scappini con Lanini, se ricordate con la Carrarese? Printem come le ste? No, chiedo, visto considerato che si punta sempre il dito, no?
anche quella partita lì lei per sbloccarla andò a fare i cambi, è entrato Neglia e l'ha messo, è un ruolo diverso, è un ruolo diverso, è più difficile da collocare, tutti noi abbiamo bisogno di tutti, finito. Sì. Massimo Povesi, la linea è nostra, volevamo darvi un altro Siligardi, non ci siamo riusciti. No, non può mica sembrare bene. Ma allora c'hanno Mann e quell'altro là, Miala, che stanno, sono i giovani del futuro. Quindi. Cioè, quindi te la tua formazione è già detta? In attacco? Sì, sì, è uguale a quella del Cava, fondamentalmente. Ah, no, anche okay. Perché non voglio ripetere tutti i nomi un'altra volta, più che altro. Ma invece chi sa i nomi li vuole ripetere volentieri è Olmi, che ci può dare la sua formazione. Prego, Olmi. Allora, quello là che gli piace entrare a caldo, Voltolini. Voltolini, Caus, Rozio e... Mi viene in mente Lanini, ma no, madonna, non è un difensore. Luciani. Non è un è arrivato dopo un quarto d'ora. A me piace molto Caos comunque, Caos mi piace molto, se posso dire io cosa. Lo metto sempre Caos. E poi ci scordiamo sempre tutti di Laezza, così anche giocatore, esatto, sì, abbiamo sei centrali da Serie B, quindi sì. Poi metto Libutti. Scantambur, lo stavo dicendo, no, Sciaudone, Rossi, Radrezza, poi metto Neglia come quinta di sinistra. Sta leggendo, c'hai i bigliettini, secondo me. Neglia, quindi Cigarini lo tiri giù? Sì, gli do un turno di riposo, Cigarini. Vabbè. Ma potrà riposare una volta nella vita, Cigarini? No, adesso gioca anche il calcetto del giovedì vostro. Quando aspetta che chiamo Cigarini, lo gioca sempre. Schifo. E poi dopo davanti metto Scappini e Zamparo. Tac. Bene. Tac. Bomber, tu che fai queste facce? Dici la tua cosa. No, vabbè, tac, come per dire top. Ma quanti conoscono gli avversari invece, visto che parliamo, perché bisogna studiare gli avversari, in base a quello fai la formazione. Vabbè, io li conosco, ma non posso farvi fare brutto figura, quindi non li dico. Io non conosco neanche i nostri, come cazzo faccio a conoscere gli altri? Vabbè, siamo arrivati alla conclusione. In questo momento non mi ricordo neanche al Ponte Dero. Chi è capocannoniere del campionato? Era fino a ieri il giocatore dell'Ancona, sì, con sei gol. Il capocannoniere è quello del Ponte d'Era, 6 gol, Magnaghi. Anche quello dell'Ancona ha fatto 6 gol, Rolfini. Quello che ha fatto gol con noi ieri. Vabbè, vuoi fare il figo. Ieri non è Rolfini, quello di ieri è Sereni. Comunque, della tua formazione Bomber non ce ne fotte un cazzo, quindi possiamo andare avanti. Dove gioca il Ponte d'Era? Che stadio? Dove gioca il Ponte d'Era? A Ponte d'Era. È un'altra squadra che gioca anche a Ponte d'Era. A Ponte d'Era. Il Specie, Sassuolo. Gioca anche lì. Il Monte Varchi che gioca a Ponte d'Era. Ha comprato lo stadio di Ponte d'Era e Sassuolo. Sì. Comunque sì, ci dicono che ci sarà Marcos, quindi a Ponte d'Era la Lega ritrova il grande Marcos Specie, che saluteremo molto volentieri. Ah, comunque, grande. Al di là di tutto ha lasciato un bel ricordo. Insomma, sì. Vabbè, uno che lottava come un leone. Bomber, veloce, la tua formazione che dobbiamo chiudere. C'è stato uno che aveva messo un messaggio. La formazione, Bomber, la formazione. A Ponte d'Era, se era vero quella quantità lì. Devi dare la formazione. È 3-4-3, dai, non dire che sono che tanto. Ma fanculo, ma dai, nomi. Allora, nomi, vabbè, allora Voltolini, non leggere. Difensori Luciani, Rozio, Camigliano. Guarda che stai leggendo. Non leggere. Non leggo. Guarda la telecamera. Tappati gli occhi. Non sa farci leggere. Vedere il pacco, dai, non farci vedere il pacco, dai. Non sa leggere, Bomber, ragazzi. Non so leggere. Questa che cos'è? Era un vanitoso, ogni tanto ci fa vedere il pacco che avesse chissà che cosa. Per ripassare le lettere l'hai presa. Esatto, anche belle grandi per capire bene, capito? Guarda dentro l'occhio della telecamera e parti con la formazione, vai. Solo la telecamera, lì.
No, cioè io non dormo stanotte, Allora, Camigliano, Benetto Shining. Bobbio e Luciani, poi mettiamo Guglielmotti e Contessa se c'è, e ci metti Oh. Cigarini e Sciaudone Radrezza, perché ieri ho capito che secondo me lo fa giocare, Ok. e davanti Lanini Zamparo. Per un attimo Allora, mi sei sembrato a 4-5-2. Andreotti quando si era bloccato. Prova a fare il discorso pre-partita, in quello che 4-5-2. diresti ai giocatori negli spogliatoi, cioè se sei negli spogliatoi, cosa diresti ai giocatori domenica, prima della partita? Ragazzi, rispettiamo l'avversario, ma giochiamo come sappiamo, sbraniamoli! Basta. Io sarei più diretto se posso. Direggio sarei io. Sarei più diretto, gli Battutaccia. direi, ragazzi, se vinciamo vi porto a Troie. Comunque, Questa era secondo me mia amatore, potrebbe essere andava un molto di moda, incentivo che era mia valido. amatore questa. Bomber, Sì, era. comunque il magazziniere Matteferri avrebbe fatto un discorso più intenso e molto più sentito del tuo, cioè il tuo ti avrebbero preso per il culo tutti Io ho sicuramente. strinto un po' la cosa, sono stato abbastanza concreto, basta, non è che Ma ho comunque tirato ci siamo tanto. scordati Al anche, cinema non ne ho fatte del cinema. ci siamo scordati anche di un certo Rosati, che insomma Esatto, dico anch'io, non sai mai cosa fare, se giochi a 5 o è il discorso è titolare, quello. secondo me Lo lui è ammoniscono, appena titolare. entro lo ammoniscono subito, Rosati, ormai è come Ma no, Carbone al allora ci tram, sta, ma basta anche che. lui quando giochi col tre quarti, se giochi col tre quarti fai giocare a Rosati, se no. L'Ancona ha due capocannonieri, più quello del Pontedera, tutti con 6 gol. Sì. Ma vi rendete conto che Olmi, che non capisce un cazzo di calcio, no, che Olmi, che avete un Ah, Olmi che lui non non ci capisce un capisce cazzo un di cazzo. Sappiamo, chiaramente, sappiamo. Ognuno ha la sua croce, ragazzi. Lui Infatti. scherza, si vede, ha messo le risatine, scherza, dai. Maurizio Borghi, intanto si sta cercando di organizzare un charter per Olbia. Sì, è vero, ce l'hanno detto. Ovunque tu sarai, sempre ci saremo. Io darò conferma anch'io perché anch'io voglio andare ad Olbia. Per me è la mia trasferta A me dell'anno. piacerebbe, cioè, Per solo che il volo forza. diretto da Berlino lo cancellano in quel periodo, dovrei fare scalo a Milano. Che sfiga. Berlino Olbia. Ragazzi. Kaslelmul, che sfiga. Sai che Io ridere, sono, ho ma sai che prenotato ridere, il prossimo fine settimana, sfiga mondiale. sabato, domenica e so che lunedì sia. Dove sei? Cherry, il No, bomber la prossima ti sta settimana. scherzando. Scusa, Cherry, No, sono a Reggio il prenderò prossimo fine un settimana, che ho Bobby, prenotato da tempo e naturalmente ho fissato la partita lunedì sera. Ottimo. Quindi mi ubriaco ah, da. sai che Olbia forse non è detto che giochi di mercoledì, possiamo giocare anche di giovedì. Ah, meglio ancora. Di Lui si notte, va là a ma. mangiare il porcetto e poi si torna indietro. Poi naturalmente il culo che abbiamo a febbraio, no? Non a ottobre o un periodo caldo, no? Naturalmente. Settembre, che vai a fare il bagno. Maggio, aprile. Comunque, fino al 4 di ottobre c'erano i miei amici là che facevano il bagno la mattina, alle 8 là che facevano il Ci bagno. credo. Modena ci va domenica. Domenica. C'è Olbia Modena. Stefano mi dice che scherzi, ma Ste, non ti preoccupare, noi scherziamo, siamo i primi a farlo. Quindi. E Ciari, prima di chiudere, andiamo a parlare di questa cosa, anche se l'abbiamo tenuta per ultima, non per importanza, che i tifosi del Genova ci hanno fatto un bello striscione, ma era poi una richiesta sia del gruppo Teste Quadre, dove abbiamo sponsorizzato anche noi delle pagine del loro comunicato, se ce ne vuoi parlare. Di questa lotta che Certo. facciamo contro il Sassuolo, perché la gente ancora, chi non è nel nostro mondo, non capisce. Intanto ringraziamo i ragazzi di Genova, per questo best show. E non capirà, nel senso che se uno non è all'interno del mondo e non vede il calcio come lo vediamo noi, è difficile da coinvolgere, da convincere e per fargli capire che questo modello di calcio è il calcio che è il modello di calcio che a noi non piace, il modello del Sassuolo, ed è quello che non dovrebbe piacere a nessuno in Italia, perché è una società che acquista una squadra che la sposta in un'altra città e sfrutta il business, cerca di comprare tifosi e di farlo solo dal punto di vista aziendale, è l'opposto di quello del calcio che piace a noi, il calcio delle province e del calcio che anche la Lega Calcio dovrebbe sponsorizzare, no? Perché l'Italia dovrebbe, dal mio punto di vista, sponsorizzare un calcio, cioè dare più visibilità al calcio delle province, perché i Più, derby c'è un sono po' più quello di che hanno. emozione. I derby sono quello che tengono in piedi il campionato italiano. All'estero anche guardano le partite perché c'è il derby in Italia, che è qualcosa che è difficile da riprodurre in altre nazioni. I derby della Toscana, i derby dell'Emilia, ci sono partite
Brescia-Atalanta, queste partite qua le guardi anche se il livello calcistico non è altissimo. E invece il Chievo, il Sassuolo, tutte queste squadre che con la televisione hanno modo di arrivare a alti livelli perché i tifosi contano sempre meno, distruggono tutto questo mondo. E in particolare a Reggio, sappiamo con il discorso stadio e la politica per acquisire clienti, perché per loro sono clienti quelli che vanno allo stadio e rubarli alla piazza che è quella di appartenenza. E purtroppo per i giovani, noi siamo stati a Reggio grandissimi, cioè tutti i reggiani fino ad oggi hanno risposto alla grande e nessuno va a vedere il Sassuolo. Però io qua in Germania, lo dico sempre, c'è l'esempio dell'Ipsia che ha comprato una società dal nulla e adesso ha 60-70 mila persone allo stadio. L'Ipsia è una città grande, però qua hanno vinto il modello di calcio della Red Bull, che è stata cacciata di diverse città, tra l'altro, prima di arrivare a provare l'Ipsia, ed è contestata da moltissime tifoserie, qua, cosa che in Italia non avviene per il Sassuolo. Quel modello lì all'Ipsia ha vinto, a Reggio fortunatamente non sta vincendo, grazie al fatto, a diversi fattori, comunque anche a uno dei più importanti è il fatto che noi cerchiamo di tenere viva la passione per la Reggiana. Perché tornando al discorso che diceva prima il buon Olmi, se fossimo tutti sportivi e seguissimo tutto il calcio per i campioni andremmo tutti a vedere il Sassuolo, no? Quindi quelli che Esatto. dicono, che fanno questo ragionamento, io sono sportivo, mi piace il calcio, non fanno parte della nostra No, ma famiglia, come direbbe sono solo, ma no, il ma sono gente campionese. opportunista, hanno l'opportunità che hanno, gli sta bene il Sassuolo perché gli fanno vedere l'Inter, la Juve e il Milan davanti a casa praticamente. Però pagano E anche del resto 50 non gli euro frega per andare niente. alla partita. Lì pagano 60 euro e stanno zitti. Esatto. E va bene, e va bene. E fanno Da 6 ore noi di da 8 a spettacolo. 10. Vabbè, comunque, non volevo inimicarmi un'altra volta. Dobbiamo cercare di coinvolgere noi più gente possibile a Reggio, perché ci sono i 4.000 dello zoccolo duro a Reggio che sono fantastici e che sono aumentati rispetto anche agli anni 80. In trasferta andiamo in numeri che non andavamo mai, ragazzi. Questo non viene mai detto, ma ultimamente, cioè andare in 300 a Pescara e Bomber, puoi confermarmelo, quando andavamo negli anni, anche in Serie B, ad Ancona andavamo in 60, cioè i numeri erano quelli. Andare in Sì. 300 a Pescara è un numero pazzesco per la Serie C per noi, quindi vuol dire che qualcosa di buono a livello di tifoseria, grazie a personaggi come Gigi o come tanti altri della tifoseria Granata, sono riusciti a fare, ognuno per le teste quadre per il loro gruppo, il Vandelli, ma è grazie a questo, grazie ai rapporti di amicizia che si sono creati, che hai lo zoccolo duro. Perché la gente la porti allo stadio se c'è una compagnia, se hai degli amici che ci vanno, perché andare a vedere una partita di Serie C da solo o hai dei problemi. Adesso io amo, Grazie. scusa, anche noi Noi ce stessi, li abbiamo, uno, noi no, cinque ce li abbiamo. sì, ma anche noi ragazzi, ogni cioè, andreste a vedere la. Sì, forse andiamo lo stesso. Sì. Purtroppo. Però negli anni di Barilli, facciamo Noi finta, siamo adesso idrogati sì, di Reggiana, noi siamo adesso idrogati di sì, Reggiana. negli anni di Barilli da No. solo fai veramente fatica. Se Sì. non avevi la compagnia dietro. No, sì, ma anche coinvolgere i giovani, se non c'è gli amici che vanno, diventa sempre più difficile. Esatto, Ecco, infatti quello è qualcosa che sì. dovrebbero ragionare, cioè di portare non un biglietto ma una compagnia allo stadio, di coinvolgere più persone, perché poi dopo nella compagnia c'è uno che trascina e la porta allo stadio. Abbiamo iniziato tutti un po' così, no? Con un amico, un parente che ti porta, perché da solo la scelta di andare allo stadio è difficile farla, cioè, a meno che non hai la passione che ti viene portata Comunque dall'alto. è allucinante quello che è successo a suo tempo per il discorso stadio, che qualcheduno ha raccontato a qualcheduno altro che vieni qua a Reggio, tanto tra un po' tutti verranno a fare il Sassuolo, non c'è problema, la Reggiana sparisce, perché in realtà quella lì l'obiettivo era quello. E loro sono venuti a provare a farci sparire, ma non ci hanno fatto sparire, anzi in quel momento forse ci ha unito ancora di più alla cosa. E secondo me non sarà mai così, perché loro avranno solo delle persone allo stadio che sono degli opportunisti, ma non dei tifosi. Non sono tifosi, perché non possono essere tifosi del Sassuolo. Appure in mia Bomber, essere. ti stoppo un attimo, riprendiamo dopo lo stop. Quelli di Sassuolo sì, Oh, quelli di Sassuolo sì, ma altri. buono, Bomber, non abbiamo mandato lo sponsor. No, non abbiamo Sì, mandato lo esatto. sponsor, che è quello che ti sta comprando casa Marina di Carrara, quindi ringrazia. Ritorneremo subito dopo in diretta dopo lo spot.
Benvenuti nella carrozzeria 2S, dove il disbrigo pratiche assicurative con l'assistenza cliente dal sinistro alla consegna del veicolo è a vostra disposizione. Inoltre, verniciatura a forno con ciclo ecosostenibile garantito 10 anni, presa e riconsegna veicoli a domicilio gratuito, autosostitutiva per tutta la durata del fermo tecnico ed infine cessione credito per pagamento diretto dall'assicurazione alla carrozzeria. Vi ricordiamo inoltre che Carrozzeria 2S è da sempre sponsor ufficiale di Reggio Audace. Noi teniamo la pubblicità con Reggio Audace perché ci si sta portando bene. C'ho anche l'altro pezzo di pubblicità che non dice più Reggio Audace, però quindi siamo alle fasi conclusive. Volevo fare i complimenti al gruppo Vandelli perché quest'anno, nel confronto anche degli altri, stanno facendo un tifo bellissimo nei distinti, cioè hanno riavvivato quel settore che in tutti gli stadi è un po' spento, a parte chi ha le tifoserie. Non so se avete notato voi che venite allo stadio come me, che a certe volte non si capisce dove è la curva e dove i distinti, è gran che si sente cantare in tutti e due i settori. Sì, ieri Gigi ha precettato tutti, cioè prendeva uno per uno, ha preso strano uno per uno per il Bavaro. È democratico, strano perché è molto democratico. Lui ha fatto presto, venire due lì che quelli lì non li voglio sentire, basta, chiuso, non li voglio sentire quelli. No, di solito lascia assolutamente libertà di fare, titolare, quindi non capisco come Gigi Bagnoli, detto anche dittatura per gli amici. No, però i ragazzi, quando ha visto che erano in tanti, fa no, non li voglio neanche sentire io quelli oggi. Ma per fortuna che ci sono delle persone come lui che veramente... No, però in guarda, tutti questi anni... Hai ragione, Gabri, perché ancora in questi giorni, poi anche ieri, visto che c'era davanti una tifoseria comunque numerosa e che si è fatta sentire... Qualcuno ha trovato di rama, un peccato non essere tutti uniti in curva, faremo sicuramente più... Però io torno a dire che alla fine sono state fatte delle scelte, su ormai acqua passata, quelle sono state fatte, quindi inutile neanche parlarne. Però il fatto che il Vandelli sia andato nei visiti comunque ha dato quel qualcosa a quel settore che secondo me invece lo ha reso non c'è mai stato, non c'è mai stato. Siamo uno stadio talmente grande dove ci disperdiamo di più, però anche quel settore lì che potrebbe essere davvero un settore desolato, e veramente, insomma, ti dà l'impressione di avere uno stadio più partecipativo. Anche come per i giocatori, sì. Per i giocatori, secondo me, sentono di più la passione da tutte le parti. Può essere, sì. Lo dicono spesso anche, non credo che, vabbè, lo dicono anche perché ovviamente lo dicono in tutte le piazze dove vanno, però insomma lo stadio che c'è a Reggio lo trovi da poche parti in Serie C e quando ti arriva sei dentro da tutte le parti questa voce, da giocatore secondo me la vivi meglio che se arriva solo da una parte effettivamente. Ma poi sai, da una parte c'era la curva sud, dalla parte, noi c'erano di più dalla parte della curva nord, quindi alla fine in tutte e due le porte la sentono. Comunque, facciamo i complimenti agli anconetani che sono una tifoseria, anche loro di provincia che nonostante l'odio calcistico li rispettiamo e che mi sembra che ieri abbiano fatto una bella prestazione, che ultimamente siano rinati, ed era tanto tempo in realtà che non vedevo gli anconetani così in forma dal punto di vista tipo. Poi rivedere i lamperogeni gettati in campo, le torce, sentivo un ragazzino, mi si 2500 di euro di multa hanno preso quest'oggi. Ma va bene, beh, è perfetto. Però sentire un bombone allo stadio, coglioni, ragazzi. Sì, tra l'altro, vabbè, insomma, a noi e a molti all'ingresso hanno controllato abbastanza severamente. Esatto. Allora è così. Va tutto bene. A Modena, il settore ospite di Modena fa più fatica a entrare. Cos'è questo? Il mio apparato riproduttivo, quello lì. Così a Modena. Faccia lei, insomma. Faccia lei. Ma torniamo al discorso dell'inizio di Modena, no? Avevi detto la cosa che è la trasmissione del Modena, la trasmissione televisiva. Esatto. No, tra l'altro è bello perché una volta, non so se vi ricordavate, i giocatori andavano a esultare tutti verso la curva sud perché era chiaramente il posto dove c'era il tifo, che si cantava, si urlava, eccetera. Adesso i giocatori sono spinti sia ad andare nei distinti che in curva perché c'è un calore in questi settori qua incredibile. Quindi complimenti a Gigi e a tutti i ragazzi del Vandelli perché
sono anni che costruiscono questa cosa qua, perché non è che viene C'è una fuori cosa da che 2 giorni. ripeto ogni volta che vengo, ripeto che una volta la Reggiana sceglieva di attaccare al secondo tempo verso la sud, invece adesso sceglie sempre e lo fa apposta, visto anche lo sceglie proprio di attaccare il primo tempo. Vabbè, una stupidata, ma a me piaceva ai vecchi tempi. Al secondo tempo si va all'arrembaggio e si attacca sotto la sud. Questo lo dico Te lo al dico. capitano, si sente. Questa è una cosa che Esatto. io Voi noto sempre è andata una tutte cabala, eh? Hanno vinto già le volte. Ah, attaccando di quello meno. sì, ma quest'anno la cabala, ragazzi, può anche Non sempre. conta Vabbè. niente, c'è ragione, conta niente, cavolo. Nobiltà Granata, ci chiedono se ce lo ricordiamo. Sì, tra l'altro nella festa dei 100 anni della curva, no, della curva, scusami, dei 40 anni della curva, all'Italia Era Chiesa c'era lo tondo. striscione Nobiltà Granata. Erano dei Uno dei distinti primi. laterali del C'era Piramide. anche, inizialmente c'era anche South Commandos nei distinti. Uno dei primi Dopo sono striscioni che ci sono stati diventati. in curva. Poi il gruppo, in Sì. realtà, non era un gruppo, non, era un, una compagnia, era una compagnia, il gruppo era Sì. Ghetti. Nobiltà compagnia, esatto. Stefano Invece South Commandos Carbognani. un po' di Riviera. Esatto. Bellissimo, l'altra sera verso Scandiano, due ragazzi con il cinquantino tornavano a casa con la sciarpa granata che sventolava. Che Bello, 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 bello. sta, sì, Sì, vedo. bel lavoro. Ma poi Cerri, non so se hai notato che quest'anno è un po' una mania che c'è in tutti gli stadi, però a Reggio soprattutto, una cosa che non avevamo mai visto, tanti ragazzini, tanti giovani con i cartelli per le magliette, no? È bello, se i giocatori riescono ad andare una volta non l'avrebbero mai date con le vecchie società. Speriamo che questa società sia un po' più flessibile, che lasci le magliette. Una volta si davano le magliette ai giocatori, che venne la maglietta per la domenica dopo, quindi È vero. diventava un problema. Esatto. Però Direi che bello, dai, possiamo che ragazzini. Sì, direi diciamo che che possiamo Holmes è chiudere. abbastanza eloquente, insomma. Ah, Bella allora frase. uno C'è l'olio su tela? dorme. C'è l'olio L'olio su su tela. tela, descrizione Esatto. della. Uno dorme, l'altro beve, rutta e fa tutte le sue cose, gli unici due seri. Addirittura brutta, buono vada, dai. Sì. Gli unici seri sono Cavazz e Cerri, che ringrazio. Però dobbiamo chiuderla qua. Ringrazio, Cerri, complimenti. vieni delle altre volte con noi in diretta. Io ti invito quando sei Io disponibile, c'ho da fare voglia. delle chiacchiere, sono il vostro vaccondio, a me piace parlare di calcio. Tra l'altro io sono uno dei pochi ai quali piace, a me vaccondio piace, A me non è mucchin altro serio, oltre a Cavaz, a me non è io uno serio ascolto, competente, è competente, quindi voglio dire. io Teletricolore lo ascolto solamente per ascoltare il parere calcistico, davvero, non sto scherzando, vaccondio, perché a me, cioè, Franco Tosi gli voglio bene perché lo conosco da tanto tempo, ma dopo le scelte, insomma, un po' Piazza, un po' Sassuolo, insomma, mi ha un po' deluso delle volte, quindi quando parlava con Dio mi interessa molto, ecco, diciamo, mi piace perché parla di calcio, se ne intende. Vabbè, detto ciò, baci a tutti, a voi sta sul cazzo. No, 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 no. Non è che sta sul cazzo, però vabbè, ci sta. No, diciamo che si metterà un po' il pelo nell'uovo, però so, no, Vabbè, è il suo ruolo, è il suo ne ruolo, sa, va ne sa bene. comunque, dai. Adesso al dischi che era tirare fuori apposta l'attrezza, poi lui si è messo a mettere. Io non discorso con lei. Allora, bisogna tirarlo fuori. Vabbè, è parlato come in onda, però No, tu a me piace perché ogni senti tanto giocare. c'ha delle Dico. sparate tipo Cigarini e sovrappeso, ma li mettesse A su me altri fa morire 4 kg quando se fosse così. fa così. Lo diceva anche per un altro che era sovrappeso. Ah, Spanò. Ma no, Non è vero. è che Cigarini va a studiare anche lui, vabbè, che è un'altra età, però guardiamo un attimo di È capire, di capire chi si iscrive all'università. Cioè, cerchiamo di capire un attimo i Noi giocatori. vogliamo giocatori ignoranti, non Esatto, ci basta più essere rotti le palle di che giocatori calciatore intelligenti, ignorante, vabbè. vaffanculo. Esatto. Qua ci Sì. chiedono Simone Mimmo Casolari, finiamo con una bestemmia del bomber, a richiesta proprio. No, richiesta non va È bene, stata lì così, così no, stasera dai. solo una, almeno al mio arrivo, poi non so se prima No, ne ha detto anche ho una piccolina, piccolina, ma l'abbia lasciata Quindi. passare. Adesso andiamo al Diciamo, bar, un adesso giorno vi guardiamo. faremo vedere le cose che facciamo prima della diretta, e lì No, no, sarebbe per da mettere l'amor sulla di musica per un'ora. Dio. Io metterei anche qualche audio del gruppo WhatsApp, soprattutto di No, Holmes. no, io mi Io dissocio, io mi dissocio. colpo. Comunque, possiamo chiudere e andare a letto. Direi che ci vediamo a Pontedera. Bomber, ci sarai a Pontedera?
Ci sto pensando, sì, sto pensando ad andarci. No, fai anche la figa lessa? Dovrei farcela, però devo vedere, aspettare domani. Io sono a seguire la pallavolo femminile, non posso venire. Ma tu non vieni mai in trasferta, o vai a mangiare, o vai alla pallavolo femminile. No, c'è la pallavolo femminile a Modena io. Questa è una facettina. Ah, guardate che Olmi è un ballista. Io a Grosseto ho detto al Beddu, che tra l'altro il Beddu era già avanti, però sapevo di quello che facevo. Ho detto, Beddu, chiamiamo il tuo amico Alle, che guardiamo dov'è. Fa, ma chi è Alessandro? Sì, chiamiamo Olmi. Va bene. Ho chiamato Olmi, videochiamata, era a letto sotto le coperte alle 4:30 del pomeriggio. Ero sul divano, avevo lavorato. Con chi? Con chi però? No, da solo. Io faccio tutto da solo. Certo. Ah, vabbè. Come quando avevo 14 anni. Il Beddu gli ha detto, ma cosa stai facendo? Tiro fuori le mani da lì. La salunga. Bellissimo. Grazie Bomber, buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte Cava. Forza Rete. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Esatto, mercoledì prossimo. Cerri, ci vediamo, dai, se riusciamo anche il prossimo mercoledì ti manderò il link, dai, così ti colleghi. L'untera. Abbracci. Olmi, buonanotte. Direi che possiamo finire con una tua massima. No, stasera no. Stasera mi girano i coglioni, non ce l'ho la massima. Sì. No, fanculo la massima. Quella è una massima comunque. Ma Cerri, dai, finiamo con te. Un proverbio in tedesco. In tedesco. Man sieht sich immer zweimal am Leben. Vuol dire Bomber non capisce un cazzo di cazzo. Ci vede sempre due volte nella vita. Ci vede sempre due volte nella vita. Scusa, è venuto in mente questo. Tanto non c'è un significato secondo testo. Stai collegato, Cerri, che ci salutiamo dopo. Buonanotte a tutti, ci vediamo mercoledì prossimo, sempre su Face Regia 1919.